quattro tasti. Anche perché veramente una volta schiacciavi vai in live e andavi in live. Adesso ti chiede tre volte vai in live, vuoi rimettere il titolo, vuoi programmare una scheda, boh. Vabbè, nel frattempo ho già sentito nel mio cellulare di lì arrivare la notifica che sono in live. Faccio un test audio velocissimo, un attimo. Sono in live. Oh, perfetto. Lei è perfetta. Sono l'unica persona su YouTube che viene auto confermata la live. Pierre! Ciao Pierre! Pierre, Saretta! Ciao ragazzi! Alvaro! Jason! Ciao Alvaro! Bella ragazzi! Ciao Jason! Come va? Che tal, chicos? Jeffrey! Wow, how are you? JT Boss, no? Welcome back! Hola, Dami! Estás almorzando? Hi, Jeffrey! How are you, friend? Che aproveche! E poi c'è Jason Nazionale! Alvaro, che tal con tu Call of Duty, tutto bene? Allora ragazzi, cosa facciamo? Continuiamo le stazioni? Andiamo nella Sky? O andiamo nella vecchia sopravvivenza? Dai, chi gioca scelga. Sì, c'è qualcuno che gioca, ovviamente. Non so chi c'è. Saretta non lo so, non credo. Pierre? Non si sa, Rosario. Ciao Rosario. Rosario. Come va il giorno? Rosario. Oddio, ha trovato una canzone per Rosario. Qua, cavolo. Ci sta bene. Sì, con Rosario ci sta. Ratino! Bella Ratti. Guarda, tu devi fare una cosa, te l'ho impostato e tutto. È vero. Sempre dico, non mi dimentico e poi mi dimentico. Eccoci, abbiamo voilà. Anche in Discord un piccolo avviso che siamo in live. Alvaro! Nell'indecisione dice, io sparo, no? Alvaro, te guardas che podías escribir. Hola. Gracias, Alvaro. Gracias. 3, gracias. 2, 1, spara. O no, non si sa. Oggi va un po' in ritardo. Here comes the money. Grazie Alvaro. Come stai, Lucifer? Tutto bene? Bella Lucy. Bella gamer. Ciao Gonzolino. Ragazzi, stiamo decidendo. Mi raccomando, tutti like. Non vedo 10 like. Non vedi 10 like. Todavía no hemos llegado a 10 like. Però, è impossibile. Va bene. Bella fra. Che sono queste super emoji? Non lo so, ce l'hanno riattivate con nuovo AdSense. Che abbiamo dovuto rifare l'AdSense, un po' di casino. Ieri i patron sono rimasti senza patron, ma la giornata non verrà calcolata. Dammi, non lo so, può essere. Può essere, se vuoi comprarlo, può essere, sì, claro che sì. Se disgustarle non le disgusta. No. Dai ragazzi, bene, decidiamo cosa fare, dai, decidiamo cosa fare, per favore. Chi entra a giocare, se c'è qualcuno che entra a giocare, può decidere in che mondo andiamo, dai. Oh, Michele! Bella, Miki! Ciao ragazzi. Chicos, os recuerdo a todos de dejar un like, si os gustan los directos. Ragazzi, già sapete, i pollici, che se no capiamo che non vi piacciono, quindi siamo tristi. Sky, ovviamente, dice Fra. Vediamo. Okay. E in gamer prima ha detto per la sopravvivenza, che sarebbe anche, cioè, entrambi sono sopravvivenza. Sopravvivenza, sì. Non è quella sopravvivenza. Oh, mio Dio! Cos'è? Oh, mio Dio! È una pena che manda baci in forma di cuore. Grazie, Ratti. Ma cosa succede adesso? Oddio, non lo so. Grazie, Rattino. Oddio. Vediamo cosa succede. Inaugurando il bottone. Here comes the money. Okay, here we go. Here comes the money. Ragazzi, peccato che non c'è l'immagine grossa lì. Ma
Io per quanto avevo letto dovevano rimanere sullo schermo, ma no, non lo so. Magari vediamo. È sotto e la nostra cosa lo copre, non lo so. Ragazzi, nel frattempo qua abbiamo fatto nella survival in cielo. Abbiamo... mi si è distrutto la fabbrica di materiale sopra. Però nel frattempo abbiamo costruito sotto della libreria una sala dove si può dormire senza dover, in caso di attacchi o qualcosa, ci sono due letti disponibili. Qua ci sono i letti per tutti i nuovi arrivati. Qua c'è un po' di materiale vario. Abbiamo messo tutto in ordine in maniera che comunque quelli che vengono a giocare possano giocare bene già dall'inizio con qualche armatura, con qualche cosa. Perciò chi vuole entrare a giocare, benvenuti. È tutto pronto, sembra un hotel. Ciao Emanuela, Iurino! Bella Iuri, ciao Iuri. E poi c'è Surgical, ciao, David, ciao ragazzi. Ciao David. Ciao a tutti. Allora, adesso che avete visto che c'è una stanza, si può dire veramente, lo chiameremo hotel, quasi quasi, perché c'è di tutto, chi voglia entrare, faccia pure. Facciate pure. E niente. Ah, chiaro, surge anche il cambio di stagione, adesso succede spesso, siamo tutti sensibili. Carino lo Steam del campo di cooperativo, perché credo che sta disponibile per la Nintendo Switch. Sì, credo che sì che sta in Switch, la verità. Sì. Si nos decidiéramos, como no conocemos muchas personas ni siquiera que lo juegan, al menos que yo sepa, claro que sí, ¿por qué no? Se puede siempre jugar juntos. Sí, se puede. Me dice que soy obsoleto. ¿En qué senso el gamer? Obsoleto, cuando cerchi di entrare nel mondo. Oh, vuol dire che non ha fatto l'aggiornamento? C'è un aggiornamento, ho letto lì sopra. Oh, Saretta, oddio. Un abbraccio, un bacio grande grande, ci vediamo dopo. Mi sa che Emanuele... Ciao Saretta, ciao. Ha detto che c'è un aggiornamento. Ok, ma dai, veramente. Ragazzi, allora vi chiedo veramente scusa. Non mi è stato dichiarato l'aggiornamento. Adesso uscirò un attimino. Dopodiché vedrò cosa succede. Sì. Adesso vediamo. Attenzione! Alvaro! E Alvaro di nuovo con questo My Hero! Oddio, che bello! Minchia, ma posso fare un anch'io? Non so, voglio fare un screenshot. Vai, fallo. Oh, Alvaro, muchas gracias. Here comes the money! No, here comes the money! Allora, galla. Muchas gracias. Ahora ya habéis visto los stickers, ya está. ¿Qué tal estás, Álvaro? Cuéntanos algo. Comunque, grazie Álvaro, grazie Rati, veramente. Adesso però li conosciamo. Allora. E poi Jason, anche noi ti vogliamo bene, Saretta. Dice. Che teneri. Grazie, Eddie. Dai, allora. Ragazzi, purtroppo, aspettate un secondo, Vediamo quanto ci mette. In teoria il nostro internet è velocissimo. No, il problema è che mi dice che non ho nessun aggiornamento da fare. Ma strano. Allora. Aspettate, ecco fatto. Beh, perché c'era già un aggiornamento la settimana scorsa quando abbiamo giocato. Non so se ti ricordi. Allora. Sto aggiornando, dice Consolino. A noi non ci dice... Che versione vi dà, ragazzi? 1.13 a noi. Oh, Ethan! Hello, Ethan! How are you? I'm free today as well, so I can see... Oh, that's very nice! We're having a Minecraft evening. Ah, ok, la mia è l'ultima. Ah! Oh, ragazzi, ho comprato questo gioco con i punti della Nintendo. Vi posso garantire che è da fuori di testa. È un gioco molto semplice e tutti quelli che giocano ad Asphalt per Nintendo Switch, mi raccomando, aggiungetemi, contattatemi e così almeno giochiamo insieme, sì, perché noi giochiamo. Si entre vosotros hay alguien que juega a Asphalt 9 en Switch, nosotros cada día algunas rondas nos echamos, así que uniros y decírnoslo. Es gratis de todas maneras para Switch, entonces si no lo habéis probado aún, vale la pena, está bastante bien. Oh, Lucifer, buono studio, ci vediamo dopo. Ciao Lucifer, che vada bene. Un abbraccio. Let's play YouTube.
Well, it's also a kind of game if you watch games too. Ma guarda che bello che è il cagnolino lì. Mamma mia. Ma perché non rimangono? Sì, non lo so. Sì, Alvaro, estamos por Switch, claro. Porque la verdad que todavía no tenemos una otra console. ¿Pero qué haces, Álvaro? ¿Pero qué haces? Here comes the money. Here we go. Here comes the money. Chala, 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 chala. Madre mía, Álvaro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Allora, è arrivato l'aggiornamento. Portando con sé la dolce astuta lepre, la volpe, via. La volpe sono molto attive, le volpe sono molto attive di notte e dormono di giorno. Tuttavia non sarà abbastanza paziente da darle da mangiare bacche dolci a due volpi e forse potrai stringere amicizia con una di loro. Inoltre, diciamo, il creatore personaggio perfetto. Corretti vari bug. E andiamo, continuiamo. Bene. Devi caricare, perché Fra ti dice una cosa molto... perfezionista ma molto giusta, ed è che dove c'è scritto la Zappi il nome della persona non è centrato, deve... Lo so, ma in base a quanto è lungo il nome della persona cambia, perché se poi è più lungo il nome facciamo come la volta scorsa che sforiamo, è vero si copriva l'altro. And you don't play any games anymore, Ethan, what do you play? Okay, grazie Alvaro. Alvaro, però in serio, passate a jugar también en Apex. Sí, estamos todas las tardes. Tiene clase tú también, ¿no? Sí, la verdad que por las pocas partidas que hemos jugado juntos... Anche Victorino, ¿dónde es Victorino? ¿Dónde está Victorino? Es verdad. También Victorino jugaba muy bien. Que parece que si no jugamos juntos lo abandonáis enseguida. Be right back. Ok, Ethan. O no te motiva o algo, ¿qué pasa? Allora. Ok. E dove si va? Fra, c'è. Fra è dentro, ok, perfetto. Consolina adesso arriverà. Ragazzi, unitevi se volete, uniros todos a la partita se queréis, se podéis. Voy a meterme a Apex mañana, que tengo más tiempo. Mañana es un día intenso para Apex. Al menos... ¡Ah, bello! Ciao, Sortino! Oh, Miki, ma che figo! Ci hanno fatto un po' di donazioni con gli stickers. Non ce l'avevamo attivati noi fino ad ora. No, sono pucciosi. Perché? Come stai, Miki? Guarda la skin, ti dice. Hai finito di montare il tavolo da lavoro? Eh? Madonna mia, qua c'è tutto da raccogliere. Io raccolgo se vuoi un po'. Aspetta. Faccio dopo. Se tutto va bene. Fai altre cose, sì, vai a vedere la puntatrice, tutto. Bene, dice Stortino. Noi siamo qua in Minecraft, Miki. Grazie, Fra. Sai che non so se ancora c'è quello. Sono sincero. Sì, guarda, grandi progetti, poi te ne parlerò. E dai. Entre io e Rati vamos 10 euros. Sì, Alvaro, muchas gracias. Ahora... Forse, sì. Ora però ya está, perché lo dos loco ahí disparando. Ahora con los stickers, además. Encima, lo ponen así más bonito. Es que no sé si te has dado cuenta, porque igual te llega un mail o algo. Hemos cambiado, como hemos cambiado de país, ¿sabes? Hemos tenido que también cambiar cosas dentro de YouTube a nivel de lo que gestiona, digamos... ¡Oh, Mato! ...las entradas. ¡Ciao, oh, bello! ¡Ciao, Mato! ¡Anche da parte mia! ¿Cómo estás? Ok, yo direi... non mi ricordo come sta giusta la parte sopra, sai? Se no andrei a ripararla. Dobbiamo guardare il tutorial. È meglio che lo facciamo... Ma dov'è Fra? Non lo so. Entonces, Alvaro te decía eso porque... En pocas palabras, nos han desactivado un día la monetización por el cambio, luego nos la han activado y de repente teníamos estos stickers que antes no teníamos. Y así fue. No, y también la posibilidad de Patreon. Que abbiamo potuto mettere i Patreon a prezzi più bassi o a prezzi più alti. Cioè, diciamo diversi gradi. Diversi livelli. Non so come dire. Infatti, io ho messo i livelli di Super Saiyan in base a quello che è vero.
Bella pro gamer. Bella pro. Il gamer è... guarda bene la skin che ti sei messo e riprovaci, dai, che alla fine sempre funziona. Matti ti dice che sta bene, grazie. Ciao Alessandro. E che noi come stiamo? Che diciamo? Bene, bene, bene. Matti, ti dico che oggi ho lavorato stamattina. Gli affari non sono andati benissimo, ma non sono andati neanche male, dai. Perciò oggi è giornata di live. Quando si ha un po' di tempo libero si fa le live, almeno per passare un po' di tempo con gli amici. E boh. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, anche da parte mia, come stai? E quello perché l'avevo fatto? Perché lì c'è una miniera. Ah, ok, è vero. La spada? Sei con un piccone. Steve. Ah, ok, dovrebbe funzionare. Riprovaci, consolino, dai. Alla fine sei uno dei pochi che sempre ci riesce. Perché mi c'è scritto che sei offline? Siamo su Nintendo, è eh? È vero, sì, questo gioco è che devi capire, pro gamer, che giochiamo da diverse console, quindi bisogna sempre guardare nel titolo che console è. La console. Perché questo purtroppo, cioè non voglio dire purtroppo, però purtroppo sì, abbiamo comprato su Switch, o dovrei dire che purtroppo non c'è la Bedrock su Play, sennò sarebbe bellissimo. Non la faranno mai o che? Boh. Non sa nessuno, nessuno sa niente su quel tema. Oh mio Dio, ma perché è venuto qua? La festa. Va bene Doc, anch'io dopo passo un po' di tempo con gli amici, ti dice Matti, bello. Buono, buono Matti. Poi è fine settimana, vero? Non ti lascia, chiudi gioco, riapri, non so. Sennò dopo ci riproviamo anche noi, anche se fra è riuscito. Ok. Miki, Michelangelo, come stai? C'è da che live. Ciao Michelangelo. È subito zitto per 5 secondi. Troppa emozione, le maiuscole non si possono fermare così, lo capisco. Ciao allora. Marzia, benvenuto. Ciao Marzia. Benvenuto, benvenuta. Marzia è il nome di ragazza? Sì, vabbè, però. Scusa, non lo so mai. Marzia sì, un nome di donna. Mm-hmm. Un bel nome Marzia, Marta c'è Marzia. Anche tranquillo, tranquillo Marzia, siamo sì, abituati sì. Qua abbiamo ragazzi con tutti diversi nomi. Nick di sì sì. Comunque, ma perché Miki, come mai, che è successo? Quindi hai deciso di andare in miniera così spontaneamente? Sì, perché c'era questa miniera che l'avevo vista e l'avevo lasciata lì, però la cosa che mi spaventa adesso è che noto che è vuota. Ma mi sa che questi pali li avevo messo in diversi posti, sai? No, 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 questa qui l'avevo messa l'ultima volta. È vuota però da questa parte. Quindi c'era una parte libera che tu mi hai detto non andare, non andare perché non hai niente, non hai picconi. Patapim e patapam, ti ricordi? Sì, sì, sì. Ed era qua, in questa parte qua, però adesso devo cercarla. Sì, cerca un po'. Può essere sopra, vedi qua, che c'era tipo un respawn. Tu cerca un po' dove ci sono le luci già. E stai in un altro paese, ho visto male. Sì, sì, Alvaro, no, quando ti mostri il cambio di Spagna a Italia, se vede che parla di tutto, si tiene che hacer también un cambio de lo que te gestiona, digamos, las entradas, ¿vale? Sì. Y para eso te lo tienes que cancelar y hacértelo todo nuevo, por y lo que... Y te quitan también 10 euros. Sí, también. Y bueno, eso, por eso hemos tenido un día que no estabais abonados, también igual te ha llegado un mail o algo, pero ahora ya ha vuelto todo a la normalidad, por lo que parece. Bueno, seguro. Y nos han aparecido estos stickers y también lo de como diferentes niveles de patrons. Bueno, Doc los ha llamado Super Saiyans, ¿no? Así que... Oddio. ¿Convinto? Non lo so, qua mi puzza. Oh, ragazzi, mi raccomando, pregate per me. Anche perché a breve farò... My friend is lava, my friend is lava, my friend is lava. Già lo capisco. Vale. Entonces, Doc ha decidido ir a la miniera. ¿La minera? A la minera.
Oddio, come si dice? Guarda, guarda. Miniera. Guarda, guarda, subito, subito. Ah, io consiglierei, al patron di non donare, non donarci, per esempio, tenere i soldi e fare mica l'abbonamento quello un po' più, più spesso, perché veramente almeno si mangia meno YouTube, non si mangia almeno il 50 e, cioè il 48%. Eh già. Speriamo che entra gente che abbia letto che ci sia, però mi sembra che... No, nessuno ci ha chiesto neanche. Hanno paura. Oddio. Ecco, questa è mia mamma. Ci scommettiamo cose, ragazzi? Solo... Ah no, invece no. Chi è? Mari. Eh? Mari. Ah, ah, ah. No? A breve. Sì. Allora Michelangelo dice con le donazioni mi sa. No, con le donazioni YouTube si prende il 40 e picco per cento. Invece su quelli che sono i patron solo il 30. Ciao Daniel, ciao, benvenuto. Allora, ma io picconi alla fine ho preso il logo. Oh, Saretta, rieccomi. Ciao anche Daniel da parte mia. 30 è doc che ti capisce, ok. Oh, sento Fra. Ciao Fra. Ciao bello. Come stai? What? Ah, che sì, hai ragione. Ciao. Ciao. Ciao, Cocchino. Hai salutato a Sara? O chi hai salutato? Cocchino, amore mio. Ti urla. È stata la porta. È vero. Qua è molto... Vabbè, se adesso continuate, a che livello siete? Non lo so. Ah no, siete altissimi. Ma siete in una montagna? No, non siamo sulla montagna. Sto sbagliando io qualcosa? No. E come mai siamo così alti? Però siamo altissimi. Allora, aspetta un secondo, perché... Ah, ok. Le scale... Niente, adesso non dirà mai più niente, Sara, per tutta la live non aprirà proprio... Più becco. Sì. Ok. Vabbè. Ha fatto rumore, dai. Sì, ci sta. Ci sta, ci sta. Qua dove si arriverà? Ma come cavolo siete finiti? Magari trovate un templo di quelli di sabbia. Santissimo. E allora ci vado con un piccolo di ferro. Ci vado con la picozza di ferro. Non ci vado con lo diamante. Lo sa con lo diamante unito. Ma il casco di Fra illumina un po'? Questa è la sensazione. È il casco. Oh, Fra, dove lo tiene il casco? Ah, no, è un'illusione ottica. Tiene il casco? Lo piccolo di ferro? L'elmo, come si chiama? È l'elmo di Scipio. Lupicone di ferro. Lupicone di ferro. Cocchino. La festa di mamma. Ma dai. No, queste cose non si dicono. Jessica. Ma che stai dicendo? Ma dai. Ma perché mi accusi? Vedi, è là che ti ha... È il mister lag. Oddio, qua c'è la... No, pericoloso, non trovare niente, dai. Allora, avete finito di mangiare le patatine? Yuri. Mica, ragazzi. Adesso non iniziare a parlare tutto il cibo buono, cose del genere, dai. Queste pietre mi piacciono troppo. Dai, vai. Yuhu! Ma non ci si poteva mettere veramente il casco?
Potevano mettere una torcia, inventare tipo un casco con torcia, una cosa del genere. Ma c'era. Davvero? E come si fa? Ragazzi? Ragazzi? Qualche stilista di Minecraft qua che ci possa dire se si può fare un casco con luce? Ragazzi? Dai. Vedi, soffrite tutti con noi. Hashtag caccio con le pere. Mamma mia, avrei voglia di mangiarmi le pere adesso. Allora, che pere cotte. Pensamelo a cibo e leggi fra. Dice, pere cotte grassate. Miniera a meno 70, 60, 275. Oh Gesù, ma tu sei... Sei vicino, sei vicino. Un cazzo di tonton, figliolo mio. Bravissimo. Guarda, bravo. Questa sei all'altezza giusta. Ma ti stai allontanando. Ma io volevo prendere queste pietre qua perché... Cioè, non abbiamo tante su. È vero, dai. Diciamo che il deserto è abbastanza deserto, letteralmente. Cosa? Oddio. Allora. Quanto... Hai sufficienti o no? Vabbè, io ne vengono un po'. Va bene, va bene. Anche perché poi devo andarmi a caccio prendere... Caccio con le pere, buonissimo, Sara. Devo andarmi a prendere il... Picconi. 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 Solo picconi. In che senso stai via, Yuri? Non l'ho ben capito. Vado a mangiare a dopo. Ciao, il gamer! Non mi fa entrare, ho arrivato tutto, ma non mi va. Speriamo che dopo mangiare funzioni, dai. Saremo ancora qua, sicuramente. Lo so. Ma cosa sono già fatti? E la sabbia è molto più... Cioè, non lo so. Se la trovo, la piglio di qua. Non sto a perdere... Diciamo che devi sprecare molto più piccone per prendere tanta sabbia per fare arenaria. Piccone. Piccone. Solo piccone. Ma adesso sai quel piccolo problema, mia dolce arenaria? È che... Non mi ricordo più da dove si esce di qua. Va bene, poi se fa un buco si sale su. Facciamo lo buco? Adesso vai da fra, e così... Hai fatto lo buco? Trovate qualcosa di interessante in miniera. Ma dove vai? Dove stai andando? Dove stai andando? Dove stai ti... buona. Mamma. Fai fare a James Bond. Ciao Giulia. Eccoci, abbiamo già... Chi è Giulia? Dov'è Giulia? Scatenato. Chi è Giulia? Abbiamo già scatenato... Lo regala mio nipote e lo trasforma in cherotene. Piccone. 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 Solo piccone. Dai. Un po' di ferro, non fa male. L'ha craftato quel... Ma buonasera a lei, X10. X10, benvenuto, bentornato, bam. È bella anche tutti bam, gli altri, bam. Ragazzi, chi non lascia il like, ok? Chi non lascia il like, non solo diventerà come Tiger, ma gli spaccherò anche tutti e due pollicini, ok? Usando Cocco come tenaglia. Perciò, mi raccomando, lasciate like, se no diventate come Tiger. Ah, bello! Ciao, Tiger. Niente, volevo mettere ai 100 like un abbonamento Nintendo online per un anno. Però qua non entra gente, perciò alla meglio sarà la prossima. Tu come stai? Come ti trovi nelle duo? Io male perché non si trovano armi. È veramente scandalosa. Ma come, Yuri? E quando mi arriverà qua? Qua? Quando mi arriverà qua la busta di patatine? Ok, io lascio like, ma tu non staccare i pollici, va bene? No, io faccio zuppa di pollici stasera. Tre hanno avuto paura. Grazie, ragazzi. Ciao, ragazzi, grazie. Così almeno mangiavo una cosa da salutare. Scherzo.
Io sono, dice, oh, io sono bravo ragazzo, quindi non lasciate lei. E poi sono 19° in Italia, quindi vi conviene. Io adesso sono destino 2 Destiny giochi. 2, ancora non ci ho giocato. Ancora non No. ci ho giocato. Però è bello. So che è molto bello Destiny 2. Che tipo di gioco è? Scusami, ignoranza. No, se sei ignorante non mi fai queste domande da ignorante, per favore. Beh, tu me lo Se no non ti rispondi rispondo, e non mi posso salvi della mia rispondere. ignoranza. Ok. Hai presente Tetris? Sì. No, Moltiplicalo per 2, mi togli stai prendendo in 5. giro, dai. No, te lo giuro. Ah, lascia stare, lascia stare. Rosé, hai il plus e il minus, puoi fare di tutto, c'è di tutto. Dice il plus è come l'online della Play? Cosa? Il plus è come l'online della Play? Era online, sì. Ah. Sì, ma tu ce l'hai? Ovvio. Ma in che senso puoi fare di tutto? Non ho ben capito, Tiger. C'è di tutto. Ma tipo posso pagare anche le bollette, Tiger? Mi Yeah! stai dicendo che basta avere l'online e le mie bollette sono pagate? E allora crafterò questo pulsante di quercia e lo metterò qui e penserò tutto il giorno a una cosa. E adesso vi dirò cosa. Giorgia! Sono la Ma che donna! fai? Sono la santa! Sono Non la nana! dice Oh, oh, quello! Giorgia! Sono la Ma che dici? donna! Sono una nana! Sono cristiana! Ragazzi, secondo Ok. me è preso spirito cattivo. Comunque, ho già fatto 2000 danni su Apex X10. Alla faccia del buono? Rispetto, rispetto. Bravo! Bravo, bravo. Bravo! E canterò con questa bacchetta in mano. Giorgia! Sono una donna! Sono una santa! Sono cristiana! Giorgia! Sono una donna! Sono una nana! Ma che sei venuto? C'è una cosa che fa rima con Ana, però non potrei dirla così. Però lo sapete che cos'è, è vero, dai. Allora io la canto, no? Quando dico sono cristiana, sono, e lo dite voi, eh? Io non lo dico, vai. Giorgia, sono una donna, sono cristiana, sono grandi, grandi, Vabbè, raga. fatemi applausi da soli. Grandi. Comunque, Tiger dice sì, tramite Destiny paghi le bollette a 2 euro all'anno, però devi ne darci con me. Allora va bene, cazzo. Tutto questo è vantaggioso. Allora, adesso mi devo solo ricordare dov'è l'uscita. E boh. E qui è passato fra, si vede. E Tutto qua troppo l'uscita. E qua organizzato. l'uscita. Ma che fai? Che stai facendo? È l'uscita questa. E perché? Tu levi Ah. dov'è l'uscita, così nessuno Hai saprà. scoperto la mia tecnica? Sei veramente, veramente cattivo quello delle tre luci. E Io ho sempre messo poi l'uscita non da qua. ammetti che neanche la mia idea? Chi non lascia il like è una Plagio! Jessica. Oddio! Giorgia, sono una donna, sono granito, sono Ragazzi, cristiana. sta saltando sulla sedia. Non lo state vedendo, ma sta saltando. E dai, è bella. Dai, continua. Allora, e si German gaming sale. girl, hey! Hello, willkommen! Wie geht's dir? We coming. Non lascia like, così divento come mamma. Oddio, Non so perché, ma mi aspettavo una cosa così di Sara. oddio, figlio di Satana. Io odio Fabri Fibra. Ok. Allora. Chi è? Ma perché dovete rompermi le balle tutti adesso? Sono Giorgia! Mica, il prowler, dov'è il prowler? Ma fanculo! Guardalo! Pezzo di fango, Yamuru! Vai, tutto mio! Giorgia! Cosa buttiamo per terra? In ricordo del nostro amore, butterò questo pulsante di quercia. Mir geht es gut, ich hoffe euch auch, uns geht's auch gut. Kannst du mir deinen Namen erinnern? Weil es gibt Aduka. mehrere deutsche Mädchen. Okay, wir kommen eigentlich nur zwei gerade in den Sinn, aber.
Ecco, hai visto come sei uscito benissimo dalla situazione? Benissimo! Allora, adesso ragazzi, mi raccomando, cantate con me. Tirate sulle mani al cielo e cantate con me. Ich bin Leon! Der, der die ganze Zeit singt, ich bin Leon. Der, er ist doch und ich bin Jess. Okay, wir sind in, also ein mehrsprachiger Kanal, wie du gesehen, also wahrscheinlich gesehen Pratiken. Hast. Pratiken, wey, wow. Bello, juhu, sei la pecora nera, sei la pecora nera, sei... sei buona da mangiare. No, avevo bisogno di... non sono cattivo, eh. Io sono Giorgia. Lasciamo le penne. Le penne, va bene. No, lasciamo sì. Questo, lo inquiniamo, okay. Vai. Comunque, sì, mi trovo bene perché ho fatto, diciamo, 3.700 di danno. Va bene. 3.700 di danno in duo? Alla faccia del corvo! Mamma mia. Che vuol dire, Yuri? Mi fai faccire, Yuri? Non capisco. Yuhu! Voilà. Abbiamo perso Doc. Benvenuti nella nostra paradise. So. Allora. Sì, ma sto ancora piangendo perché mi serviva. Cantate con me, dai. Una ancora. Per fare il tuo record, Tiger. Tiger Man. Lia, falls du auf der Switch spielst, kannst du uns adden. Oder Minecraft General. General? Solitario no. Nella General. Notte va. Se lo incontri gran paura fa. Il suo volto ha la maschera tigre. Ho capito, Tiger, ho capito. Tigerman, tigre. Ah, ok, Yuri, ho capito. È la mischia di entrambe, no? Yuri, Yuri. Nella fase intermezza. Combatte con furore. Tranquilla, Sara, dopo. Dove va Sara? Ah, non lo so, scompaio. Scompaio, eh? Ha detto. Non mi toccare, Ma ti ho fatto soletti. Non mi toccare, Va bene. Ok. E quindi cosa avete preso bello di in miniera? Tranne polli, pietra. Io ho preso pietra. Arenaria. Perché se almeno la gente vuole costruire, ce l'ha già su. 18 like siamo rimasti. 18. Le persone entrano, mi fanno consumare la voce. Smash la voce. The like button. Giorgia, please. Sono una donna. Sono cristiana. Sono genitore 1, genitore 2, genitore 1, 2. Mi piace questo eufemismo troppo bello. Genitore 1, genitore 2. Ci senti adesso, bella il gamer che eccomi. Ci senti o me? No. Prova a rientrarci se ancora giochi. Genitore 1. Oh mio Dio, Tiger, ma questo non è proprio una descrizione bella, eh? Scusami. Guarda che ti devi impegnare per fare le cose bene. E bisogna sempre essere senza consistenza. Senza consistenza. Non si dice? No. Come si dice? Costanza? Costanza. Senza costanza non si arriva a niente. Senza consistenza. Che cazzo è un budino? Senza consistenza, Tiger, arriverai giusto nel frigorifero. Oh, vabbè, lascia stare. Hi, Danilo. Infatti, X10. Cavolo, mi è sembrato brutto. Danilo. Hello. Da. Ciao. Almeno spero, non credo, dai. Cioè, neanch'io mi sento di essere padrone. No, invece Danilo adesso è una mamma che sta usando l'account del figlio. Ancora no. Oh, io sta porta... Mi sta sulle balle, te lo giuro. Ma perché la levi? È che anche a me ogni volta che voglio entrare non mi apre. Allora, carne cruda, pollo crudo, tutto crudo. Bu, 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 bu. Ma vogliamo riprovare magari se consolino entra prima... Se riesce a entrare, se non c'è fra dentro del gioco. Come vuoi. Ma fra è sopra della piattaforma già? Non lo so dove sia fra. Fra, dove sei tu? Ancora sotto in mina?
in miniera. Allora? Aspetta un attimo, perché? Perché metto qualcosa di carbone. Carbone. Ciao, master. Oh, bella master. Che si dice? Perché non rompi la porta, per favore? Perché non rompi la porta? Per favore, ti prego. Guarda. Allora, master non ci ha lasciato il like. Danilo non ci ha lasciato il like. Vabbè. Oggi abbiamo già un brodo di 4 pollici. Sicuro 4 pollici li mangiamo oggi. Allora, questa roba qua, con molto amore, with more love, con molto, perché io so parlare le lingue, with more love. Vabbè. Questo schifio ce lo portiamo via. Si spunto tutto. Genitore 1, genitore 2, genitore 1. No, devi farlo con più impetu. Genitore 1. Invece l'ho lasciato, guarda. Adesso sì. Se no. Puoi rimanere con i pollici. 1, 2, 1, 1. No, grazie, master. Ma perché sta acceso? Vabbè. Così capiamo almeno. Cioè, se vi piacciono, perché. Veramente, a volte non quelli sappiamo. Quelli che streamano, il feedback è quello. È strano. Il nostro feedback, ragazzi, è genitore 1, genitore 2. Non si guadagna niente con i like, solo il feedback. Quindi lo vogliamo. Ma è vero, almeno il feedback. Io le live degli amici, le persone che guardo, lascio sempre like. Ma io lascio pure like a video perché? Che guardo, che dico, Berte, questo video l'hanno fatto bene, per magari spiegarti Mica. Qualcosa. Io lascio like perché dico, l'impegno che una persona ci mette a fare le cose, no? Anche se non sembra, è tantissimo. È veramente tanto. Vabbè, questa è una cosa quando ti viene, quando sai apprezzare le cose, no? Con l'età magari apprezzi un po' meglio le cose. No? Lana azzurra, tanto... lana chiara. Giovane. Con le mani posso finalmente bere. Yuri sempre più. Yuri dalla faccina scassata passata a veramente. Come lo chiamerei? Beh, veramente. Yuri, beh. Bazooka. Allora, ma da quando ci sei tu? È arrivato Belzebù? Questa qua è finita? No. Acqua azzurra. Ok. Cosa possiamo fare? Io l'ho letto, ma non l'ho ben capito. Ok, ok. Andiamo a costruire qualche pecans. In the pecans of the sale. Allora, dove sono i miei bastoni? A se basta una. Allora, facciamo così. The old pecans. Quante me ne faccio? Uno, due. Può servono sempre. Tra pecans. E questo qui li lasciamo qui per i poveri orfanelli della società. Master, i maiuscole, maiuscole. Ragazzi, occhio alle maiuscole, che quando si incazza il Nightbot fa veramente stragi di cuori. Ora. Qual è skin il gamer? Non ho ben capito. Cos'è? Ah, fare le skin, che puoi fare la skin. Ah, è vero, personalizzata? Ah. Oh Gesù, cosa ci fa una vacca di culo? Ma perché c'è un bel in casa mia? Ma perché, ragazzi, non andate in un'altra parte? È bellissimo, cibo sempre fresco davanti al balcone, che vuoi di più? Ma dimmi te, Anthony, trova una vacca di culo così mi guarda. Minchia, ci mancherebbe. Allora, qua cosa mettevo? Boh! Il concime! Che figo! Tutto pianificato. All'alto forno non mi serve. Madonna, è sconcertante il culo che ha questo coniglio, eh? Questo coniglio cotto, ragazzi, non so se avete visto, ma c'ha un culo che è enorme. Sai che non l'avevo mai capito così? Cioè... pensavo semplicemente di una fetta. Come fa ad avere un culo così il coniglio? Ho cambiato visione, ragazzi, non l'avevo mai capito, aiuto! Cosa vuoi mangiare del coniglio? Il culo, mamma! Oh.
Gol come un riccio. Cos'è successo? Ma è riccio. Boh. Quindi? Quindi quando? Quindi quando? Il colpo del coniglio cotto è... io pensavo una fetta, veramente. Oddio. Però c'è il culo troppo grosso. Oh my god. Ma perché l'hai sospeso per 30 secondi? Ma cosa ha fatto di male? Fa casino. Ma da quando ci sei tu? Tutto questo non c'è più. Allora, facciamo così. Inciostezia. Amore. Porto uno di questo. Portatillo. Così rimango. Finisco questo. Questo lo lascio anche. Finisco quello. Ho quelli. 1, 2, 3. E vai. Oh, sono già passati 30 secondi. Sono stati velocissimi. Non so cosa hai detto. Ancora? Ma siete riusciti a uscire? Fra, alla fine non hai risposto più, quindi presumo che... Non mi sente? Non lo so. Fra è dentro, sicuramente. Ma voglio sapere se è ancora in mina o se è salito. Oh, Fra, sei salito? Così vi sospende tutti, no? Ma no, avremo la chat silenziosa. Guarda, quando ci sei tu? Ma in Minecraft quando fanno coniglio come animale domestico? Allora, dai, il coniglio. Io voglio la lucertola come animale domestico. Ma lo puoi tenere come animale domestico? Deve essere chiuso perfettamente, ma può essere dentro di casa. No, sono ancora in miniera. Ma se noi usciamo e poi rientriamo, non, lui spawna nella miniera? Sì. Non è un problema, no? Ah. Facciamo così un attimo. Oh, Fra, facciamo una prova. Entra prima consolino e poi entri tu. Perché tante volte riesce a stare dentro solo quando è primo. Facciamo un tentativo, dai. Perfetto, Fra. Allora, ci proviamo con Sorino, stai pronto? Che ti invitiamo anche dopo, credo. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più? Acqua azzurra! Allora. Vediamo chi è il vincitore. E il vincitore è... è lui! Attenzione! Ma di cosa? Ha vinto! E che? Salutalo! Ah, ciao! Ha vinto un saluto già! Ciao Tiger! C'era un saluto per Tiger! Applausi per Tiger! Tiger! X10 su Switch non necessariamente, basta che hai la Bedrock Edition, che non sia Java... o niente strano. E il vincitore è lui! Se! E capito, un altro saluto? No, un bacio. Ciao, consolino. Perché uno saluta e l'altro bacio. Hai visto, Yuri? Uno non saluta e l'altro un bacio. E attenzione, il vincitore è lui! Master! Cosa vince, Master? Non scorregge. Vabbè. Un bacio, la scorreggia. Oh, allora, consolino, entra, invitalo. Io? Ah, è dentro! Hai visto? Madonna, e può entrare solo quando è primo. È il più veloce del mondo! Te l'ho detto! Sir Consolino, benvenuto nel nostro territorio! Questa skin te la sei fatta a te, consolino? Così, Yuri, è stato Doc... Si chiama arte nel suo linguaggio, dai. Ok, quindi sappiamo proprio il trucco che c'è bisogno per far giocare consolino. Io voglio vincere un sacchetto di sabbia. E cosa ti serve? Vuoi fare una spiaggia in casa? Diminuta? Attenzione! No, ha vinto Yuri.
E boh, e cosa gli dai? Niente, niente. Come no? No, no. Una Mozambique. Una Mozambique? Io ne ho vinto una Mozambique. Qui c'è una Mozambique. Come non vale? Ok. È il consolino mondiale. Oppure ho fatto 340 monete per le braccia e gambe, dice consolino. Fallo vedere. Guarda la skin che si è fatto. È un po' perturbante. Però bella è. Però la faccia è un po' perturbante veramente. Brava. Ok, adesso? Vuoi che con Reo? Come si dice? Vuoi che raccolgo? Ah, volete andare in miniera di nuovo? No, se vuoi raccogliere... Fai tante belle cose. Così almeno... Organizziamoci già. Oh, io non la volevo buttare. Che tasto era questo? Ah... Cosa vuoi fare? Per farmi spazio, perché poi se non ho spazio devo aprire ogni volta l'inventario per prendere i semi, queste cose. Vabbè, ma metti, sposta veloce, Y? Quello che volevo sapere, il tasto. Y. Vedi, mi lancia? Ma perché mi lancia? Ragazzi, fermiamo questa donna. Y? Hashtag... Fermiamo. La donna del danno. Ok, si parte, ragazzi. Tac, 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 tac. Adesso a breve si rompe l'ascia. Dove devo andare? All'hotel? Per cosa? Per prendere un'altra ascia. Non abbiamo ascia più dietro? No. Ho fatto un singhiozzo e un rutto insieme. Che carino. Un srutto lo chiamiamo. Un srutto. mi piace un sacco. Un srutto è bellissimo, dai. Ragazzi, tutti, hashtag srutto. Non lo trovate? Singhiozzo. Sono imparziale, totalmente, lo so. Oddio, singhiozzo mettendo lutto davanti, ruttozio. No, è difficilissimo, hai scelto come intuitivamente bene. Ruttozio? Un ruttozio, oh, un ruttozio? Non lagga, oddio, non lagga, questo è molto bello. Perché consolino Nino porta con sé la storia di 1000 gigabyte. L'uomo per scelta dalla fibra. Oh, Splatuneros. Ciao a tutti. Che mono, la Splatuneros, che tale stai? Che dai, la Splatuneros. E questa zucca? Ah. Todo bien. Nosotros minecraftiando. Mi ho inventato un verbo. Il problema è, ragazzi, che io non è che gioco a Minecraft tutti i giorni, quindi i comandi li so solo così, così. Che fa? Ma ti giri e già cresce una zucca. È veramente perturbante. Adesso faccio finta che non ne vedo quella che è già cresciuta lì. Madonna, abbiamo tanti... Dovevo andare a... come si dice? Tante angurie. A fare un intercambio con i villager. Che te... come sta, Statunero? Che tal, Statunero? Tutto bene? Che te cuentas? Cosa? Quando faccio il rap, frate, capa, nada, cosa, frate, cosa? Non me l'ho vinto. Sì, ho fatto vincere un po' tutti. Tiger. Ma tu hai vinto l'abbraccio, puoi essere felice. Sì, tu hai vinto l'abbraccio. Poi un'altra persona ha vinto un bacio e un'altra ha vinto una scorreggia. Perciò... Sì, juegas mucho Brawl Stars todavía, Splatuneros? Ah, uno è in Brawl Stars. Io non tengo il mobile, ma... Sì, Doc se le rompió il mobile, ora stiamo alla spera. Io, la verdad, che con il mobile ultimamente sto giocando poco perché me he vuelto a coger el online della Switch, entonces lo aprovecho más la Switch. No, non abbiamo visto le gambe, vero? Le gambe di... Avevo una... come si chiama? Come mai? Cosa fai? Ma come mai è così? Ah, ok, niente.
Allora, adesso fammi vedere le gambe. Alle sue? O di chi? Consolino. Vieni, Consolino. Elagno, Splatuneros. Oh my god. Ah, io pensavo che erano nel bianco. Wow, minchia, come fa a stare in piedi? C'ha una gamba di legno e una gamba alla Octane. Totalmente. A me piace tanto il... Oddio, posso fare Octane. È vero. Plus Ultra. Quanto smesses de online? Già risposto. Ah, ok. No, tra l'altro per me sinceramente non avrebbe senso prendere solo per un paio di mesi. Sì, il mantello è bello, eh. Il mantello è veramente bello, il mantello del creeper. Sì, è troppo bello. Già solo per quello vale tantissimo la pena. E con le patate velenose che si fa? Ti fai la zuppa velenosa e muori. Vabbè. Qua cosa va? Ok. Questo e questo. E vai! Non faremo una live infinita, eh? No? No, perché poi voglio fare... È vero, vuoi fare un'altra cosa. Tanto noi dobbiamo fare solo la visita, diciamo, obbligatoria qua nel nostro campo. Anche se non andiamo mai a scambiare veramente. Hola! Hola, Fox! ¿Qué tal, Speed Fox? Sí, claro. ¿Qué nos acordamos? Claro que sí. ¿Cómo estás? Adesso ti che legato. E che ne hai mirato per un secondo, te mirato a ti travacare qui e me non hai leggito il chat. Come stas? Il mio profilo è il mantello, veramente vale la pena. Madonna, sono tanti campi, eh. Sì, potevamo anche ridurre. Ragazzi, i campi, vedi, già cresciuto. E ho fatto solo quella parte. Continua? Sì? Continua o faccio le pecore? Ma no, non sono pecore. Questo è proprio qua. Fai. Facciamo zuppa! Allora. Ok, così. Non ne ho la più pallida idea. Ultimamente sto giocando mucho a Brawl Star. La prossima volta, se ho 3 euro, mi abbono. Grande, Kemer. Hai visto? Abbiamo messo anche l'abbonamento di 3 euro. Quello di 1,99 ce l'hanno sconsigliato. Perciò abbiamo messo quello subito dopo. Ne ho 0. Siamo pieni. Ne hai 0. Il problema si chiama Fortnite. Perché io prima che Fortnite arrivasse su Nintendo Switch, quando startavo una live di Minecraft, avevamo dentro 30 persone sempre. Poi è arrivato Fortnite tutto gratuito, anche senza online, gente... hanno fatto quell'errore secondo me, anche la Switch, sì. La gente ha iniziato a giocare solo a Fortnite, poi ci sono stati la fregatura dei server privati che andavano solo ai grossi, perciò la gente andava solo dai grossi sperando di poter giocare ai server privati. E poi la fregatura più grande è che hanno dato i server privati a tutti, cani e porci, quindi qualsiasi cosa tu faccia, almeno che minchia non fai dei sorteggi delle skin rare, non avrai mai gente. Io non capisco purtroppo io non capisco perché la Nintendo. Oh, T-Bone! Bello, T-Boncino, come stai? Ciao T-Bone. Oye, chicos, por favor, dejarnos un like, como ha hecho ahora T-Bone, porque vamos a necesitar de vuestra ayuda. Después de esto, ban
de meses necesitamos de los likes. Hasta ayer nunca lo pedíamos, ahora tenemos que pedirlo porque estamos en una blacklist. Sí, la verdad es que tenemos muy, muy poca visibilidad, sinceramente, por los 100 días de ausencia, se puede decir. A ver, esto va aquí, bien. Esto aquí. Aquí. ¡Ay! Vale. Secondo me sarebbe meglio fare... No, non mi, Fra, te lo dico col cuore in mano, non mi piace quella piattaforma. Non mi piace. È un posto brutto. Preferisco Mixer. Fare live con meno persone in Mixer. Ma... i PC LOL. Ciao. Ciao. Ciao Andrea. Andrea salutami. Quello già. Benvenuti ragazzi. Quello è bello. Benvenuti in questa live di Minecraft. Ciao. Siamo ragazzi. In sopravvivenza. Una Sky in sopravvivenza. Creata dalla nostra community. Chi vuole venire a giocare, entrate pure. Mi faccio un giro adesso. Siamo nella Bedrock Edition. Quindi. Allora, vi faccio vedere che qua... Grazie, LOL. Qua ciao si Giulio. Cade. Qua si cade. Ciao ragazzi. Giulio, benvenuto. Ciao Giulio. Ragazzi, vedete qua si cade. Potremmo giusto vedere come si va nel sole. E boh. Qua finito. A creare. Oh, infatti... Io metto le attrezzature. Tiger Giulio, se hai una Bedrock Edition, sì, puoi entrare senza problemi. Basta che scrivi punto esclamativo mine in chat e ti comparirà tramite il Nightbot il mio ID. Io mi chiamo Doc Alessandro e lei si chiama Jessica. Piacere. Ragazzi, per i nuovi mi raccomando, lasciate un bel like perché ci aiutate tantissimo con i vostri like. Detto questo, vi ringraziamo per i like che lasciate. Esatto, così ragazzi, tutto insieme. Eccolo là. Cubic Artist 5582. Oddio, mi si è aumentata una gamba. Allora, le carote, guarda, le possiamo anche lasciare qua. Poi l'arboschello. No, questo mi salta, vedi? Ok. No. Ho dovuto guardare una pubblicità prima di... Ma dai. Grazie per averla guardata, non so che dire. Voglio capire che c'è. Questo per i mob, le cose del mob. Pietra. E questo era così in legno. Quindi questa cassa è già piena, la possiamo fare più grande magari? Oppure dividerla con più senso. Che c'è? Cibo, no? Tutto? Cibo, questo cos'è? No, tutto cibo, eh. Ah, questo no, aspetta. Che sto dicendo? Tutto cibo. Che sto dicendo? Guarda, questo non è cibo. Questo? No, all'altro quello non è cibo. Lì ci sono alberi. Alberi, ferro. La pepita di ferro al lato, luminite sotto. Tom, prendi da te. No, dai, quello non ce n'è, quello non esiste. Allora ragazzi, una volta ci avete aggiunto, ce lo dite, perché a volte non ce ne rendiamo conto. Ce lo dite e poi vediamo. Ok, qui mettiamo le carni. Ma ah, sì. Le carni che avevo io dove sono? Sì, lì. Le 20 bistecca e 5. Ciao X10, buon appetito. Ragazzi, a tutti quelli che vanno a mangiare, buon appetito. Che presto oggi, no? Molte persone a mangiare. Alberi, okay. Materiali, io metterei qua gli alberi, sai? Tanto... Sì, cosa serve? Poi casomai un giorno li piantate. Boh.
Manca il carbone. L'ho messo. Ma dove ho messo il carbone? C'è carbone, sicuro sì. Mettiamolo qua. Perché magari direttamente nella fornace non può essere. Letto hai bisogno, comunque. E la missione prossima qual è? Non lo so. Ma un'ora di live, ragazzi. Un'ora e 5 minuti in live siamo. Faremo una live, non mini live, ma neanche una live molto lunga. Oh, Giulio, appena ci hai aggiunto dovresti dirci poi il tuo, anche il tuo ID, eh? Sì. Per favore, così possiamo aggiungerti anche noi. Ina City! Ciao! Ah, bella! Come stai, Ina? Allora, adesso sembra che le pecore siano tutte qua. Questa pecora, bellissimo! Sì. Sembra che le pecore siano tutte qua, giusto? I polli stiano bene così, e i conigli sono sempre cacasotto. I conigli proprio hanno paura. Mi saluto un mio amico, si chiama Antonio. Ciao Antonio, ciao, un saluto grande grande. Anche da me, Antonio. Anche da parte mia, si dice, anche da me. Stanca va bene, questo già mi piace, la Titi. Stanca non è male. Sì. Così si dorme più profondamente. Noi, bene, no, anche, fortunatamente ho dormito però. Sono tornato, ho dormito qualcosetta, perciò. Oddio, ma questo? Ok. Okidoki. Allora, dov'è Fra? Ok, questo lo metto qua. Sarà andato già in miniera, sarà ancora in miniera, secondo me. Secondo me non è manco uscito. Allora, iniziamo con questo. Passiamo a questo. Vedete consolino che sta correndo nel fondo. Questo lo lasciamo qua. E questo lo lasciamo qua. Perfetto. Quindi il tetto che abbiamo fatto è stato inutile? Come? Il tetto che abbiamo fatto in vetro è stato inutile? Sì. Bello. Abbiamo perso tempo per fare vetro. Un... Poi il vetro non c'è che... Non è che dice, lo smontiamo, dai. Ah, nella fornace sei, allora sei salito già. Wow. Ah, in City sono stati, non so se ti è arrivata la mail, li hanno poi riattivati di nuovo gli abbonamenti, eh? Scusate per l'interruzione, ma ripeto, abbiamo dovuto cambiare AdSense e portarlo in italiano perché non si può cambiare nazionalità ad AdSense. No sense, AdSense. Sì. Quindi. Con quella faccina ho dovuto urlarlo così. Sì, no, no. Ah, mi ha sorpreso la verità, perché quando ho capito ho detto, oddio, ma adesso vai a sapere quanto è spento. Invece no. Ma l'ho fatto veloce, perché si vede che già la persona aveva velocizzato la pratica, sai? Alma. Alma de Dios. Certo, prendi il zucchero, il gamer, se hai bisogno. Si deve fare carta, libri. Ok. Quindi io sceglierei, sai? Mina? È bella, sta cosa. Sì, mi piace. È molto pratico, soprattutto. Ci voleva veramente un posto dove tenere le cose e non salire ogni volta. Anche qua potremmo continuare a chiudere. Ma è carino così con le... vedo spazio inutilizzato. Vabbè, quando ti vengono altri progetti... Tipo qua, tirano un muro qua. Chiudere qua. E poi? Hai una stanza. Qua. Sì, hai diverse stanze. Come vuoi. Io qua lo vedo... Per adesso... Perché l'entrata è lì. Ma comunque... Vedo Fra. Anch'io vedo Fra.
fra al lavoro si chiama. Sta controllando, sto facendo, come si chiama, la manutenzione? Sì. Signore Fra, grazie mille. L'altro giorno avevo tolto di tutto da qua dietro. Vero? Non ti ricordi? Sì. L'altro giorno siamo entrati e dentro a queste cose qui c'era di tutto. Di tutto. Messo incastrato. Perciò. Amore, mentre ritorni mi prenderesti una caramella? Al miele, grazie. Oh ragazzi, ricordatevi di bere acqua perché è un po' che siamo in live. E senza acqua il corpo non va avanti. E andiamo. Ritorniamo su e non ti passi. Non qua si chiude, ok. Poi i villagers vediamo cosa vogliono. Vuole carta per smeraldo. Smeraldo per carta, non mi interessa smeraldo per carta. Assolutamente no! Niente, quest'altro qui. Carta diamante no, diamante per carta sì. E sei un po' troppo furbacchione. Tu? Carbone. Smeraldo, picconi. 36 smeraldi, una campana. Uno smeraldo, 4 conigli, uno smeraldo, una zuppa di conigli, uno stufato di conigli. Allora, vola l'ape Maya. Ciao Elmo, benvenuto. Bella. Grazie. Quindi cosa? Ok, l'ho sistemata, dice però. Che cosa? Una cosa? Oddio. Cosa sta succedendo? Cosa? Non sto capendo niente. La fornace è rotta? L'ho usata adesso. Oh, Fra, sai... Grazie, comunque. Dimmi. È questo quello che... È il distributore di pietra che non riesco a far funzionare, sai? Ci sapresti mettere le mani tu, Fra, qua? Vabbè, lol, poi non... ci saranno poca probabilità che sia nella nostra città. Vado a riparare anche l'ascensore, aspettano. Sì, effetto quello. Il mio amico Antonio vuole che andate a mangiare al suo ristorante. E dico, lo so. Guarda, grazie di cuore, grazie Antonio per il pensiero. Noi siamo di Torino. Se caso mai il ristorante in Torino, due spaghi, ce li facciamo insieme volentieri. Vabbè, Tiger, credo che ha risposto la domanda, credo. Dina, sì, di questa faccia. Ci sai riparare questo? Mi sa che diventi
come si potrebbe chiamare? Ma io mi ricordo come l'avevo fatto. Il problema è che qua dovevo mettere due blocchi e uno veniva spinto. Però non vorrei che con la nuova versione già l'hanno tolta sta fornace. Ah, mai. Tu dici che non si può più. Non lo saccio! Non lo saccio! Allora, ragazzi, qualcuno di voi sa per caso se questo tipo di creazione di ciotoli si può fare ancora nelle nuove versioni di Minecraft? O sapete qualcosa in generale del tema? Strano. Non lo saccio! Ma sulla me suonavano i pistoni con gelatina? Ah. E dove sono? Ma questa persona qua non verrà mai più. Però va bene, lascia stare. L'ha fatta meno carina. Cioè, guarda quanta roba ha lasciato. Tanta roba. Ebbe a Napoli la pizza. A parte che se andassi a Napoli non so se andrei a mangiare la pizza come prima cosa. Penso che andrei a mangiare anche tante altre specialità. La pizza è superflua, cioè da buon italiano l'ho già mangiata la pizza. Allora Fra dice che sì, si può, ok. Hai fatto il tavolo di cartografo? E dov'è? La mozzarella di bufala. Quella mi piace. Ciao Vincenzo, benvenuto. Ciao Vincenzo. Und hallo Oli. Hallihallo. Guten Abend. Dove vai? Dov'è la cartella, il cartografo? Ok. Ah, a casa mia, sei bravo. Consolino ha un cavallo dentro casa, ragazzi. E questo qua davanti? Giusto, no. Forse. Mi piace. Mm. La mappa esploratrice anche. Wow. Non so usarlo, ma wow. Ah, per quello le canne di zucchero, ho capito. Vado a mangiare e dopo sistemo. Ok, Fratra, vai tranquillo. Buon appetito. Grazie comunque. Che fai? Guarda, niente, ti facciamo vedere. Questa te la faccio vedere dall'alto. Allora, questa è la nostra città. Siamo in sopravvivenza, perché siamo in sopravvivenza, non è creativa, ed è una Sky che abbiamo iniziato tutti insieme tempo fa. Poi abbiamo costruito le varie ale, lì si coltiva. Adesso ti faccio vedere, facciamo un giro veloce. Un giro. Le case non te le faccio vedere perché tanto. Le case non te le faccio vedere perché tanto sono irrilevanti. Siamo a una bella altezza, eh? Ti fa anche una te, dice. Ah, Oli. Weißt du, manchmal gibt's auch so Phasen, da ist einfach Zeit auch für was anderes. Vielleicht findest du ein anderes Hobby in dieser Zeit und dann nach ein paar Jahren spielst du mal wieder, weil es wieder ein Spiel gibt, das dir gefällt. Allora, le case grosse sono dei costruttori, perché sono dei costruttori quelli effettivi, quelli che ci sono sempre. Poi lì c'è un gruppo di case piccole, tra virgolette, di stanze, per i lavoratori che vengono a trovarci ogni tanto, che non sono fissi. Poi qui abbiamo un punto di passaggio dove se serve roba, c'è roba, un letto per dormire alla veloce se arrivano i demoni alati. Poi lì siamo riusciti a chiudere qualche villager che respawnavano sopra e li abbiamo chiusi. Un bel po' ci abbiamo messo, soprattutto per fare la base. Tutto in sopravvivenza, ragazzi. Poi qui abbiamo una fornace automatica.
E poi distributore di ciotoli, anche lui automatico, così almeno non dobbiamo scendere ogni volta. Abbiamo un pozzo d'acqua, le piantagioni di carote, tutte le cose varie. Lì c'è una farm di alghe e qui invece sono le nostre bestie. Come puoi vedere siamo in mezzo a 4 biomi, mi sa, o 5, perciò abbiamo anche strutturato che ancora dobbiamo farla, abbellirla, la zona anche desertica lì, e poi abbiamo le varie zone qui, anche molto molto carine. Dei come Lucifer. Ciao Lucy. Mach das, Olli, ich kann das dir nur raten, weil das ist auch gut für deine Persönlichkeit. Und die Bilder, die male ich auf Malpapier, also kein Fotokopierpapier, ganz normales Malpapier, aber ich muss Gutes besorgen. Ich freue mich, dass es dir gefallen. Ragazzi, per i nuovi non vi spaventate quando mi sentite parlare, perché noi siamo un canale multilingue, quindi vuol dire che maggioritariamente sì, ci sentirete parlare in italiano, ma ogni tanto spunta l'inglese, lo spagnolo e anche il tedesco, come in questo caso. Allora, ora cosa dobbiamo fare? Ok, allora, dove sei, console? Questo è tutto un vetro, non lo c'è. Ok. Allora, consolino. Ecco qua. Fammi vedere, minchia, mi piacerebbe capire come si usa il cartografo. La mamma la puoi mettere in mano, sì? Giusto. Ok, bellissimo. Ok, allora, se vuoi andare, se vogliamo andare in miniera, ci armiamo di... Io ho già fatto prima, andiamo in miniera. Se abbiamo voglia di andare in miniera, andiamo in miniera. Ci cerchiamo la miniera vicina, raccogliamo qualcosa, e poi torniamo su. Vieni, ti faccio vedere. Sì. Cos'è, una minaccia? Arrivo! Suona quasi così. Fai attenzione, sto arrivando. Omar! Eccolo! Bella, Omar. Ah, è questo? Sì. Wow, è il globo di mondo quadrato. Cosa ci metti qua? Sarà la carta, no? Vediamo. Ah, ma dai. Ok, questo è molto complesso. Ok. Wir haben gerade was herausgefunden. Tieni carta e mappa, metti vicino Aspe. Aspe. Non Aspe. Eccomi, fra. Stiamo esplorando il tavolo di Nada. Stiamo esaminando. Stiamo esaminando il tavolo di Nada. Banadala. Cipolla. Non c'è più il testa, raga. No, stiamo esplorando il tavolo da cartografo. Metti la mappa. Aiutami! Aiutami! Ho le mani piene! Ma perché? Ma come una è grossa e una è piccola? Ma è troppo bello! Ah no, devo levare la mappa dalle mani, devo levarmi. Ti do una mappina. Ok. Mappa 5, mappa 4. Si fa Y al posto? Metti quella piccola. E quella è la piccola? Boh. Questa qua. Ah. Più cosa? Cosa ci va lì? Credo, eh. Allora, le istruzioni del gamer sono leggermente interpretabili. Okay, questa è la piccola. 5 e carta. Mappa. Ah, 5 e poi carta. Ok. Fatto. Sono io che non capisco. Riduci lo zoom a 0. Ma ragazzi, ma questo è Minecraft, sì? Oddio, non avevo mai fatto una mappa.
Va bene, c'è sempre una prima volta. Allora. Ok. Bene, hai fatto un metro quadro. Non ho capito una minchia. Come no? No. Ha funzionato. Quella sì? È carta. No? E boh, hai una mappa? O no? Non lo so, aiuto! No! Sì! Madonna, ma che mappa bella! 5, non 4. E questa? Ma che bello, si vede tutto! E questo credo che voleva. Kauft ihr euch die Xbox Scarlett? Ti compreresti la Xbox Scarlett? Chi non se la comprerebbe? Er sagt, wer würde sie nicht kaufen? Nee, also es hört sich schon natürlich genial an, aber das kommt alles auf den Preis an. Und das Geld, das wir in dem Moment für Luxus übrig haben. Und du? Würdest du interessiert sein? Dog! Allora? No, no, Consolino! Me lo spieghi fuori live! Perché sono tartaro adesso. Andiamo in miniera. Questo è già tanto bello, però. Devo dire. Poi, nella prima survival che avevamo, qualcuno ci aveva fatto una mega carta, ma quella faceva lagare il mondo. All'epoca sì, chissà adesso. Adesso chissà, sì, infatti. Avevamo una carta in mezzo dell'entrata. È vero, come si fa a fare quella mappa, raga? Avevi bisogno di tantissima carta, mi ricordo. Sai, ogni pannello era tipo quelle 9 che hai bisogno, più una carta. Una mappa, scusa. Complesso. Ok, andiamo tutti e tre in miniera allora. Io penso che due picconi di diamante. Basta, vai. Wahrscheinlich. Ja, ich würde interessiert sein, weil ich möchte mehr Performance haben, denn mein Monitor schafft 144 Frames per Second, aber die Xbox hat keine Spiele. Das ist natürlich schade. Vabbè, ma per loro, semmai che hanno già il televisore 4K, la spesa è minore. E lui dice che il suo fa 144 frames per secondo, il suo monitor. E la Xbox sua non ha nessun gioco che supporti quelli frame, per esempio. Dice. Dass er Doc versteht. Ich habe es ihm nicht mal übersetzt, er hat es schon verstanden, lustigerweise. Er versteht das total. Normalerweise ist es ja andersrum. Ne? Dass die Menschen nicht den richtigen Monitor haben, aber das ist ja super. Andiamo, Consolino! Siete pronti? Dai, dai. Doc Cibo, please. Ma in quella casa, nell'hotel, potete prendere le cose, ragazzi. Quello che io chiamo hotel, chiamatelo come volete. Come lo chiami? Albergo? Qua c'è roba, c'è. Qua sopra possiamo scrivere serviti. E tranquilli che metteremo anche i nomi e le casse in futuro. Giacomo, Stefano. Ci sta quasi. E fuori metti la lista. Stefano e il cibo. Giacomo sono le pietre. Sono cotte, però. Patate. Ok. Die Xbox kann 120 Frames per Second haben. Das einzige Spiel, das ich so kenne, ist Rainbow Six Siege. Aber das spiele ich nicht. Viele spielen es hier im Kanal. Also zumindest die es spielen, mögen es sehr. Ja. Dann hast du natürlich jetzt einen Time for Monitor, den du nicht benutzt. Eccomi, Bibi! Che dici, Michelangelo? Hai fatto cena? Rischio. Cosa rischi? No, non vuoi sedare? Ho visto un sacco di patate lanciarsi giù a piombo. Ce l'hai fatta! Grande! Ok. E fra è già andato o ha dritto, no?
Non fra, sta riparando. Ah, rimane su? Ok. E a quelle miniere andate? No, non lo so. Ci sono tante, con un palo, ricordati. Oddio, non saprei come si dice. No, ma questa conta? Boh. Sembra più un'altra cosa, non so, come se qualcuno... per andare un po' in alto. Qua scavare qua, come la vedi? Cocco sta facendo Epi Hippo, eh? Sì. Ah, ha salutato anche, vedi? Cord. Come dire? Coordinate. Ma il costolino già ti sei perso? Ok, Oli. Na gut, da hast du, sagen wir mal, für die Zukunft. Du hast für die Zukunft vorausgesehen. Ma come che ti sei perso, Doc? No, lui. A lui? Ma mettiti la mappa? Metti la mappa in mano un attimo. Ai, questi due. Tutto si deve vedere. No, l'altra vedi molto meglio. Sì, ma sta mappa è stata... Nell'altra mappa. Sta mappa è stata fatta col culo. Però, l'ho fatta io. Devi... No, funziona così. Metti l'altra mappa, si vede perfetto. Miki, mi vuoi far venire mal di testa? Non lo so, consolino si perde. Consolino! La ma tu sei cattivo! La miniera chiama. Tranquillo, Yuri. Tranquillo, fai pure. Tanto noi siamo qua. Divertiti, Yuri. Oh, raga, ma perché vedo nero sott'acqua? È vero, strano, eh? Conosci Eminem? Se ne parla male, ma la cosa curiosa è che quando l'ho visto la mia testa, la parte iniziale l'ho letta quasi così, perché dopo ogni tanto lo fa. Findet ihr, dass 8K ein bisschen übertrieben ist? Credete che sì, 8K è un po'... sì, pensiamo che 8K sia un po' esagerato. Secondo me non si sfrutterà. Non si sfrutterà? È una cosa di intermezzo. Di intermezzo? Sì. Come mi spiego questo? Che il 4K è lo vedo il 4K come se fosse la tecnologia del Full HD, hai capito? E invece l'8K lo vedo come un HD ready, la tecnologia prima, mi sa che stiamo, cioè che torna indietro la cosa con l'8K rispetto al 4. Che solo per 4. Fare tempo, vuoi dire? Sì, per tirar fuori qualcosa che sia realmente quello che deve essere, che lo chiameranno, leveranno i K, metteranno Ultra, cioè metteranno qualcosa di... Ciao X-Pro. Also Oli, was er meinte, ist, dass es nicht, dass es übertrieben ist, sondern dass er denkt, das ist wie eine Mittelstation. Weißt du, die Sachen, die sie rausbringen, nur um ein bisschen Zeit zu schaffen, damit das richtig gute Produkt erst später rauskommt. So auf die Art. È un bug di questa versione? Ma dai! Appena aggiornato già c'è un bug? Come è possibile? Vabbè, è pesante sta cosa. Difficile ricordarla, Miki, però. Minchia, raga, è già notte, capito? In realtà dice un'altra cosa. E tu? Non sei arrivato in miniera? No. Quanti picconi hai preso? Sufficienti? Sì, però... è già notte. E perché cammini con una carne in mano? Cosa che roba lì? Zampi. Che succede del game? Cosa è successo? Tante luci. Oh, un villaggio. Es gibt halt bis jetzt nur ja natürlich, ja, die 8K besitzen die wiederum kosten mehrere tausend Euro, ja. Das ist hat mir eine längere Erklärung gemacht. Ich könnte sie dir auch machen. Wenn du möchtest. Er hat mir gesagt, dass er findet, 4K ist wie ein besseres HD, HD. Und das, oh Gott. Und das 8K dann wie eine Phase zurück wäre. Ich
kann es dir auch nicht besser erklären. Sorry. Poi? Questo è strano, sto angolino, però? Mm. Non vivo. Ecco, anche... Ah, ti hai trovato consolino. Ho anche la barba. Vabbè. Io anche. Siamo a posto. Allora. C'è niente interessante, ma non c'è nessuno per scambiare le nuove dati. Mi sa che i villager sono andati via tutti qua. Sono morti peggiormente. Non li abbiamo protetti. Aia creeper. Wir würden 1018 Ja, Doc meint aber auch immer, es gibt ja auch ein Limit in unserem Auge für die Frame. Das ist ja nicht, dass wir unendlich viele Frames sehen können. Und ob es überhaupt gut ist, so viele zu sehen, ist ja auch immer fraglich dann, denke ich. Also hast schon ein bisschen recht. Doc, mi sono scordata di dirti che non posso installare Apex. Ho pochissima memoria, ho cancellato tre giochi, bla bla, FIFA 17, tanto FIFA 18 online, e un gioco strano, e tutti gli screen che facevo. Oddio. Minchia. Wow. Hanno raidato a malamente. Hanno veramente raidato a malamente. Ma i gatti danno corde, wow. Come che i gatti danno corde? Come mai? Danno corde? Infatti ora mio padre mette la memoria interna sul play. Ah, quindi è una cosa che si soluzionerà? Ciao CT, voglio il regalo. Vuoi il regalo? E allora guarda, non arriviamo neanche ai 100 like che avevamo richiesto. Sei l'unico che è entrato. Non posso fare un sorteggio per una persona sola. Non lo so, noi aspettiamo. Abbiamo già sorteggiato uno che l'ha vinto Fra. E boh. Si aspetta. Non c'è la gente. Non, guarda quanti siamo. Siamo solo in 10. Miki, è un anno di live per Nintendo Switch. Tranquillo, Fra. Doc qui ti dice, ma qui dove? Aia. Oddio, hai visto che suono bellissimo? Sì, il rumore del... Quello ti attacca da lato, quello? Dungeon. Dov'è? Dove? Tu hai la mappa? Non lo so. Ma quello ti segue, credo? O no? Ah no. Sì, però no. Sarebbe l'online, Miki. Bianco, bianco, bianco. Cactus. Te mazzano i cactus, devi fare attenzione. Se avete qualche amico che ha la Switch. Ma io non ti trovo. Se avete qualche amico che ha la Switch e non ha l'online, dite di passare, di seguirci. Perché noi poi alla fine, ripeto, abbiamo un po' di codici che per adesso ancora è un anno. Logicamente più si va avanti e saranno meno. La faiga. Si dice la faiga, Nico. Ah, scaduto nella miniera di prima. Nella miniera di prima. Ma non era in un'altra direzione? Und die PlayStation 5 werdet ihr euch die kaufen? Oder eher die Xbox Scarlet? Ich bleibe bei Xbox. Ich kann dir jetzt auch schon, glaube ich, ohne Doc zu fragen, sagen. Ich denke nicht, aber ich frage ihn mal. Si dovresti tipo scegliere, no? Dice, e la PS5 te la compreresti anche o preferiresti solo la Scarlet? Guarda, mi dispiace dirlo, ma mi sa che giocherei, cioè, forse la Play commerciale, hai capito? Poi non ho mai scelto una console.
Me ne comprerò tutte e due come sempre. Kurz gefasst sagt er, also am Ende hat er gesagt, ach, ich habe eigentlich noch nie zwischen, also mich entschieden für eine Konsole. Du weißt ja, dass er auch sammelt. Das heißt, er denkt, er wird sich wahrscheinlich beide kaufen. Und er weiß, dass PlayStation natürlich viel kommerzieller ist. Er mag natürlich Xbox eher, aber wahrscheinlich würde er nicht. Ma non ti vedo, Consolino, non so dove sei. Nella mia di prima, dove sarebbe? Ma la mia di prima, io non... Tu hai la mappa. È molto semplice in realtà. Oh. Perso nel deserto. Ti puoi mettere invece lo scudo? Sì. Ma non è la bella. È la mappa piccola questa. Tu saresti giallo? Bianco. Stavo parlando in tedesco. Nicht kommerziell, kommerziell, oh Gott, wie heißt das auf Deutsch? Also easy to sell sozusagen, dass es halt modern ist und wie soll ich das sagen? Mainstream eher? Ich kenne das deutsche Wort nicht. Allora, le sue coordinate sono 67, vabbè, adesso più o meno lo sai, 67, 35, 248. Sì. Oddio! Ma, oh! Cos'era? Non ho idea, ma ci sono i... quelle cose che volano? Jein! Warte, ich such's dir kurz, damit ich weiß, damit ich selber auch weiß. Ferro a quantità, ti dice. Dov'è? Dovrebbe essere qua, no? Allora, no, era 67, non a meno 20. Sì. E poi 248 alla fine. Ciao Saretta, rieccomi. Also Olli, es ist komisch, auf Deutsch gibt es so auf die Schnelle habe ich jetzt nicht das richtige die richtige Bedeutung gefunden. Es ist einfach ja etwas, das sehr beliebt ist im Kauf. Wie ein Monopol teilweise. Mich würde es aber wirklich interessieren. Eccomi fra. E anche carbone a quantità. Che è successo, Nicola? My friend is lava. Ma quanto c'è? Eh? Meno... aspetta, scroll. Meno... ah no, a 35. 35. E poi 2,48. Vabbè, quello era prima, adesso vai a sapere dov'è. Ah, vale. Allora. Destra. Ecco, ecco, perfetto. Michelangelo. È vero, doveva sopravvivere, hai ragione te. Cazzo, c'è uno spawn. C'è un respawn! Ho preso tutto, perfetto, perfetto. No, no, tienilo, tienilo! Ho preso un brutto voto su una materia e una ha detto il mio voto ad alta voce. Ridendo dell'insufficienza e gli ho detto... Nicola,
Sinceramente, nessuno delle due cose è stato bello. A mio parere. E vai. Mamma mia, veramente c'è grande quantità. Meno male che avete abbastanza spazio nel... Come si chiama? Vabbè. Wenn er beides mögen tut, dann kann er sich natürlich beides kaufen. Nur bei mir ist es so, dass ich für die zwei Konsolen kein Geld habe. Nee, also gleichzeitig könnten wir uns die auf keinen Fall kaufen. Zum Beispiel die Xbox und die Play hat er sich auch mit so 3-4 Jahre Unterschied gekauft zum Beispiel. Also es wäre auch nicht so einfach. Aber wenn man es kann, wenn man drauf spart, dann muss halt Prioritäten setzen, wenn man so ein Hobby hat. Oder generell. In questi giorni sto dando fede a Saletta. Insegnami tedesco? Come se fosse facile. Insegnano il tedesco, non si insegna. Oh, Nicola, guarda, secondo me, boh, non... al posto, cioè, sai cosa? E che lei, anche se si è messa a ridere o qualsiasi cosa, non ti ha insultato, hai capito? Ti ha deriso, ok, su un voto che hai preso, però non ti ha detto non ti ha insultato minimamente, hai capito? Tu, avendolo insultato, per me è sbagliato. O stavi al suo gioco e facevi una cosa come si dice, per deriderla, oppure no, insultarla, boh, un po' è sbagliato, dai. Sei sceso al livello più basso, via. Però capita, capiterà tante volte. Imparami il tedesco. E lo so, ma non ti ho offeso, hai capito? Il tuo voto è lì, hai capito? Almeno che adesso a scuola non avete voti privati. Prima ognuno no, deve nascondersi, cioè, il suo voto, anche se non vuole che gli altri sappiano. Boh, non è che... Cioè, il professore non vada a dirlo, sì, non so. Ma ci mancherebbe che il professore non deve... Cioè, adesso cosa abbiamo, anche la privacy sui voti? Purtroppo il voto serve anche per farti deridere la classe. No, è vero, a noi certe volte i voti si cantavano in classe, cioè dicevano la lista, dicevano il voto e poi ti alzavi e prendevi l'esame, no? Ich fange schon mal jetzt an zu sparen und kaufe sie mir dann an meinem Geburtstag. Ripeto, ciao, comunque, Lama Disco, non ti ho visto sopra, come stai? Oh, ciao Lama, scusa, anche per... io non proprio... Devo andare... Ciao, il gamer, devi andare? Già, sei in miniera. Oh, il gamer, sì, se vuoi andare su insieme andiamo, eh. Ci sta. Beh, avete preso tantissimo, no? No, tantissimo no. A lui sì, mi sa. Dice meno quello che si è detto il voto, sono i maschi, lo dico, che sono i miei unici amici fidabili, e poi arriva quella, me lo dice, ma scusa, fatti io, no? Lo so, però... credimi, io sono abbastanza imparziale. Se ti insultava, se lo meritava. Però non avendoti insultato, boh, hai fatto la figura di quello che si è fatto prendere da un colpo d'ira e che non ha saputo gestire una situazione dove non doveva insultare. Boh, sai quante volte mi è capitato? Ma non, cioè, non muore nessuno, fai solo la figura di merda tu. Tu come lo faccio, come l'ho fatta io, come la fanno le persone che non sanno gestire. Allora ripeto, dovresti cambiare sport, Nicola. Cambia sport. Cambia sport, non ha senso che giochi a calcio. Sei un potenziale
che è più una cosa... Cioè, con uno sport dove magari puoi sfogare più la rabbia? Beh, è molto meglio. Vai a fare box, la box è bellissima. Vai a fare... ce n'è di sport dove... Rugby anche, no? Rugby. Dopo ho imparato la farm di pietra... Dopo ho riparato la farm di pietra con un mio circuito. Wow! Grandioso, Fra. Ma tutto diverso hai fatto? Ma dai... Cosa dice? A calcio sono un god. Ciao Sara, buon appetito per la pizza. Buon appetito Sara. A calcio sono bravo. E nel rugby ci sono ruoli dove un bravo calciatore con velocità avrebbe il posto in prima linea proprio, capito? Perciò se sei bravo a calcio puoi anche provare uno sport dove c'è anche un contatto. Perché semmai, ripeto... riesci poi a gestire meglio le cose. Doc, devi giocare nelle Bedwars Minecraft Java. Lama Disco, noi purtroppo Minecraft abbiamo iniziato a giocare su Switch, quindi diciamo che siamo un po' non abituati, però abbiamo costruito praticamente tutto qua. Ciao Vincenzo, rieccomi. Come fai a passare dai muri? In che senso passare dai muri? Magari era il lag, credo, eh. Oh, la galleria. Oh, Sergio. No entiendo a qué te refieres. Exactamente. Sí, ho capito, Fra. Fra fa rugby? Ah, ma fai te. Sí, ci ricordiamo, Nicola. Ma figurati, vai tranquillo, Vincenzo. Karate? Chiede Nicola. Dice di no, Doc. Troppo disciplinato il karate. Lì si inizia a urlare uno, ti buttano fuori, non puoi mai più tornare. Tu la disciplina la devi imparare dopo che hai sfogato la tua voglia di esprimere la tua forza, semmai, sai? Oh, Vincenzo, bella, bentornato? Spero che ti sei divertito. Noi siamo stati qui, siamo andati un po' giù in miniera, abbiamo preso due cose, adesso torno alla base e mi sa che finisco la live e vado a cucinare. Suona un buon piano. Vabbè, Nicola, magari tutto questo mese puoi informarti o pensare su cosa magari ti potrebbe piacere. E fare attenzione soprattutto perché se sei infortunato non fare tanto lo scema, perché semmai qualcuno ti fa anche male. Ricordati che sei infortunato e che sei una persona che non ti tiene a cuore, vuol farti ancora più male, basta che ti dà un calcio secco sul ginocchio infortunato e tu piangi. Perciò evita i contatti. Pensa a che sport andare a fare. E pensa tu ma dove andare. Dove minchia è? Non l'ho detto io minchia, l'ho detto già, ragazzi. Io non l'ho detto adesso. Se arriva qualcuno, le vostre mamme diranno è stata già, mi raccomando. Toffati! Oh no, che è vero, che tutto è bruttissimo qua sotto. Ma come hanno fatto? Cioè perché? Chi è che revisa gli update di Minecraft prima di farli uscire per vedere se funzionano? No, fare una partita. Io do un cassotto in bocca a sua madre. Ecco, abbiamo trovato la base. No, veramente, tu credi che qualcuno prima di rilasciare un update si mette anche solo a entrare di tutte le console per vedere se funziona bene tutto? Io credo di no. Quindi... Doppio coniglietto. Dai, speriamo che tutte queste mini che qualcuno qua sotto ha aperto. Oddio. Ma si era passato attraverso, veramente?
O stai laggando e stai entrando... Ah no. Ragazzi, siamo arrivati alla base. La piattaforma, come lo chiamiamo? Perché vediamo base forma. Ferro, ferro, ferro! C'è ferro! Questo va qua, questo va qua. Ragazzi, adesso arriva il momento del... come si dice? Il momento catotico! Beh, volevo più dire una cosa. Più dire? Non lo so. A cosa servono tutti quei libri lì? A librarsi. Quando vuoi librarti di qualcosa, vieni qui. E libri. Mangio una... Goliador, cosa sarebbe? Le liquirizie... Ah, è vero! Goliador. Ah, sono buone, mi piacciono. Eh sì, Nicola, ce l'hai detto. Ora devi riposare veramente, perché sai, a volte non ce ne accorgiamo e pensiamo che è guarito. Dobbiamo sempre farlo guarire del tutto prima di continuare a fare sport. Importantissimo. Soprattutto a correre. Perché a volte, perché sembra correre, guarito, ma internamente non è guarito. Correre rovina le ginocchia. Sì. Le articolazioni, sì, ginocchia, sì. Ciao Nicoletta. Ti ricordi di me? Ma ti chiami Nicoletta? Ciao Master. Tranquillo, tranquillo. Alla spesa. Noi adesso stiamo, diciamo, finendo qua sopra, mettendo le cose in cassa e poi andiamo a fare cena noi, cioè a cucinare e pensare cosa si fa. Guarda Nicoletta, veramente per adesso siamo così tanto tranquilli qua che moderatori non ne abbiamo veramente bisogno. Adesso siamo tutto a posto. Eccomi Miki. Oddio, funziona benissimo. Ma questo fa casino. No, Nicoletta, non prenderla male, eh. Nulla di personale, Nico. Poi è sempre molto meglio guardare le live e divertirsi che essere moderatore. È veramente un lavoro tedioso e pesante. Meglio, soprattutto quando si è bambino, è meglio ancora essere bambino e non avere un lavoro come che essere moderatore. È palloso, credimi. Oh, Simo. Buon appetito. Spero che ci senti. Buon appetito. Va bene, mi mettete sempre il sorriso. Abbassa il volume. Di cosa? Volume di? Lagga. Vi ricordate di me? Vabbè, stiamo parlando con te, Nicola. Comunque io ho 13 anni e mezzo. Buono. 13 anni e mezzo, anch'io li avevo. Anch'io li avevo. Li ho avuti per un po'. Mi ricordo che studiavo un sacco. Oh, che mangi su Minecraft, che mi viene da mangiare. Schiavitù, come si chiama? Schiavitù infantile. Sì. I moderatori. Ok, qualcosa è successo. Non so cosa sia successo, ma qualcosa era successo. Allora, questo va qua. Questo. Wow. Detto così suona tanto, Sara. Questo. Sara, che dice, qui sento sempre più grande. Ah! Adesso sei la grande del canale, è vero. Grande, ci crediamo. Mm-mm.
stai, diciamo, meditando su quel blocco di lana? Che cosa? Ah, ti vedevo fermo ma su blocco di lana. Ma stai zitta, per ma favore. Ma per favore. Vabbè, Nicola, ovviamente mi sono esclusa. Dice, se la più vecchia del canale. Dopo ho riparato la parte dell'ascensore che porta in basso. Adesso dici che non ci possiamo fare tanto danno? Minchia, prima facciamo dei voli, no? Un cavallo con la bardatura d'oro. Sì, lui ha fatto un circuito continuo. Io avevo fatto che si interrompeva quando era pieno. Ma non è male, Sara. Nicola ha diretto. Avete figli? No. Perché no? Perché più o meno come fare da moderatore in un canale attualmente. Però mi sa che quello in continuo andamento, lo sai che vabbè, ma porta lag? Ma non si può fermare? Senti, continua, lui continua come un pazzo. No, è Michelangelo. Capisco. Sara. Cyberfiglia. Doc agisce in modo aggressivo. Aggressivo e razionale. Razionale? Irrazionale. Dicevo, qualcosa mi suonava storto. Magica, magica Amy. Storto, ma non troppo. Tan 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 tan. Cerco un modo per attivarlo e spegnerlo. Ma credimi, l'avevo avevo visto il tutorial e l'avevo fatto proprio seguendo il tutorial passo passo, via. Era facile. Ed era uno dei primi proprio. Non ti dico di più. Allora, ma da piccolo avevi delle ragazze? Allora, sì, purtroppo sì, mi sono sempre piaciute le donne, ragion per cui anche da piccolo mi piacevano le ragazzine, però ti dico che sono stato fino ai 14 anni più o meno, senza cercare niente, prendendomi la vita con la tranquillità e con gli amici, che all'epoca erano amici, poi logicamente le amicizie cambiano, anche lì, Perciò va presa tutta con filosofia, ragazzi. Se non avete la ragazza non c'è problema, perché arriverà sicuramente qualcuno che vi amerà. Perciò non vi preoccupate di quello, preoccupatevi di altre cose, di cose reali, studio, attività fisica, tentare di essere persone, non delle scimmie con la maglietta, per esempio. Ce n'è di cose importanti a cui pensare prima di pensare a delle ragazze. Anche perché avere ragazze vuol dire essere un ragazzo, comportarsi un po' più da uomo, quindi ti perdi anche tante cose che mai più puoi recuperare, perché piccolo si è solo una volta. Così bello essere giovani, ragazzi. Mamma mia, io vorrei fare come una lista di cose che avrei voluto sapere prima e per non farle dopo. Sì, per sì, sai, però vabbè. Oddio, mi sono persa, eh? Io sono suo figlio istortino, dice Ricky. Ma è ufficiale. Michelangelo famoso è una parola abbastanza vuota nel giorno di oggi. Famoso in realtà non ce n'è, perché in modo di internet tutto il mondo è famoso dopo un certo numero di seguitori. Nel senso, ci sono tantissimi milioni di persone famose adesso allora in Italia, quindi sono tanti famosi ma nessuno conta niente. Non è come una volta, ragazzi, quando non c'era internet.
Le persone famose sono quelle ricordate per altre cose, non per le cacate passeggere di internet. Per quello a me quando dicono no, io dove abito sono famoso sicuramente e mi basta e mi avanza. Perciò Sara. Giulio dice quello per me è la scimmia. Adesso, vai a provare la fornace. Adesso poi faremo una cosa molto simpatica, che comunque quelli che sono stati veramente più presenti ancora di più, per esempio, no? Fra il consolino, tu arrivi qui, no? E fai così, tac, qui, tun, butti giù, qua, e li fai un'altra stanza al lato. Bello. Che te ne pare? Logicamente diamo anche, come negli abbonati, perché nel canale abbiamo gli abbonati con diversi motivi, con diversi, no? Anche qui avremo chi gioca tanto avrà la casa ancora un po' più grossa, via. È giustissimo e ve lo meritate. Però perché questa mi sembra più piccola, ma di casa? No, uguale. Uguale. Queste sono quelle con una stanza sola, hai capito? L'altra ha due stanze, vero? Rosario! Che succede? Oh, Rosario! Ciao, Rosario! Na. Rosario! Na. Rosario! Na. Oh, Rosario! Rosario, siamo felici perché abbiamo risolto, cioè abbiamo, diciamo, molto bello dirlo, Fra ha risolto la maggioria di tutte le cose che sono state rotte o hanno smesso di funzionare, quindi siamo contenti. E anche ha fatto di più di quello che c'è da fare. Quindi, ma non c'è il crossplay? Dipende, c'è il crossplay tra Bedrock Edition, come si chiama? Da quella da Java non si può. Kids! Ciao Kids! Ah bello! Che dici, come stai? Noi abbiamo passato un pomeriggio in Minecraft tra miniera e qua e niente, adesso ci è venuta veramente fame. Devo andare a cucinare. Ma dove lo giochi, Mickey? Sempre su PC tu? O da Play? Come stai, Kids? No? Scusa. Non aspetto la partita a Napoli. Tutto bene? Voi bene. Sì. Grazie a Dio, anche la giornata è andata. La salute sta bene. Quindi non ci lamentiamo perché non ha senso. Ma per Mickey sarebbe bello che lo mettessero, no? Invece di farsi eterni esclusi. Tanto adesso non ha, ormai non ha più senso. Dopo ti faccio vedere dove è la leva per attivare la farm. E vabbè, la portiamo avanti la leva. Fra, adesso li facciamo. Facciamo in maniera di portare avanti il contatto. No. Portiamoci avanti il contatto, no? Eh sì, Miki, però adesso veramente, cioè, magari un anno fa ancora poteva avere senso, ma adesso con tutti questi Battle Royale che hanno fatto dove tutto il mondo può giocare insieme, non ha più senso che si escludano in questa maniera. Ragazzi, mi raccomando! Se non lasciate il like! Doc esplode, sembra. Io ve lo giuro! Che mi fa paura! Mica che non... Non lo voglio veramente di...
di fare spezzatino di pollici. Lasciate like, veramente. Ok, avevo capito. Dai, vediamo salire sti like. 32, sono 32. Clinico. Cosa sono? Oddio. Eccolo Mas. Ciao Mas, come stai? Signora. Fino a dove? Chiede Fra. Allora, un secondo, Fra. Game the bone Fra. Allora, aspetta. Oddio, quante cose. Non scrivere in maiuscolo, che si cancella tutto. Meglio così, comunque, diciamo. Sono un perfetto architetto. E allora, cosa vorresti mangiare? Ci mangeremo le unghie dei piedi. Ti piacciono? Broccoli. Broccoli? La donna dei broccoli dorati. Lo sai, amore, amo i tuoi broccoli. No, sono i miei broccoli. No, amore, i tuoi broccoli mi fanno impazzire. No, Yuri, il tuo è salvo, non ti preoccupare. Ti avevi sentita mauta, è vero. Jess, ti chiamerò signora fino alla fine dei tempi. Mi piace. Dai, tanto prima o dopo mi dovrò abituare, no? Anche, quindi meglio mi abituo adesso. Quindi ti devo chiamare anch'io, signora? Oh mio Dio, è successa una cosa bruttissima! Che qualcuno mi aiuti! Sara, cosa ti succede? Johnson, non uscirò vivo di qui! No, hai appena finito la pizza. Ma tu dimmi se devo avere così tanta sfiga che ho battuto un punto dove c'era dietro la scala proprio. L'unico punto. Il punto con la virgola. Allora. Eccoli il vero LGF, amici. Grazie. Ok, qua chiudiamo anche. Allora, abbiamo bisogno... Johnson! Magari devi avere la fame... Quando hai il piatto davanti, non avevi sufficiente fame, non lo so. Che dici tu? Chi dici tu, bella? Chi dici tu, bella? Perché tu guardi in questa maniera, bella? Dico che devi aver fame quando hai il piatto davanti. Chi? No, all'inversa, devi mangiare. Cioè, come lo spiego? Non lo spiego. Mangia, stai zitto. Allora, non ha mangiato la pizza perché non aveva fame. Adesso abbiamo la pizza! C'abbiamo la pizza! Ragazzi! Okay, finito. Cioè, eravamo scordati. Ma se veramente Jessica mi fa schifo, lasciate un like per la pizza. Meno male, Sara, che c'eri tu per ricordarcelo. È stata tutta una catena. La catena di Sant'Antonio. L'ultimo che chiude la porta. È una sfida, Miki. Mangia, stai zitto. Vabbè, questa era molto, diciamo, sarebbe un po' crudele così. Ecco, Yuri. Lucia, stasera. Ma chi si ricordava? Io non mi ricordavo. Tutto bloccato. Adesso mi faccio la pizza con i broccoli. Ci sta? La pizza con i broccoli. Ti do una testata. Qualcuno l'ha mai assaggiato? Cioè, per favore. Scherzo, non è scherzo, ragazzi. Per favore, non fare cazzate, perché in Italia è morta gente per molto meno. Non fare cazzate, soprattutto qui in live, eh? Vabbè, su YouTube ho visto uno mangiando il basta, quindi tutto ci sta in questo mondo. Vedi, la gente funziona. Anche quella non è mai accettabile, ovviamente. Io ho visto su YouTube, ho visto gente che scalda il microonde tutto. Ah, che schifo. Perciò, ragazzi, ho visto veramente tutto. Da buon cuoco. Il microonde lo userei solamente per metterci sopra le patate. Hai capito? Sara, così lontana non c'ero arrivata io, sai? Ho la pizza di diavola? Mamma mia! Quella è quella che è piccante, vero? Sì? Buono. Ok, basta, mi avete fatto venire sufficiente fame. Devo riparare questo in fretta, dai. Che stai facendo? Riforme... Le riforme agricole, per Dio. Con i soldi della piattaforma, della base. Grazie a tutti i miliardi che abbiamo fatto su YouTube. Ho deciso di ricostruire questa farm. La farò ad opera d'arte. Chiudi fra dentro. Fra! E sarà opera d'arte. E domani lasagne con salsiccia e verdure. Mamma mia,
Ma si dice salsiccia. Ma cosa vedete tutti questi che siete iscritti al canale, che siete passate spesso qui? Mangiate sempre tanto bene. Ma perché? Mangiate sempre molto bene tutti quanti. Allaggo. Fra, spegni la macchina che allaggo. Buono. Nel dubbio. Nel dubbio, like. Nel dubbio, dislike. Ah, non si vedono più? Cosa? Il dislike. No, ma sei nello studio. Ah, ok. No, c'è... Ah! Spegni che lagga! E questo cartello? Ah! Ciao Alessio! No, val frutta! Ma cosa? Ale, chi è Alessio? Non lo so. Ciao Alessio! Allora, Broadway, riesci a sentirmi? Fra, dobbiamo fare cose bene. Guarda, la fai entrare qua. No, e la mettiamo qua. Sopra. Johnson, la fretta ha fatto i gattini ciechi. Ma coglioni. Raga, a me non chiedete niente, perché io non so di cosa parla. Guarda! Chiudi. Oddio, Fra, in fiamme. Guardalo. Io soffiavo. Allora, no, Johnson, di qui non possiamo passare. Tac, bravissimo. Non capisco più niente della chat, ragazzi, scusatemi. Qua verranno schifo chiuso male, parlate però. Parlate vitaminico. È meglio una cosa. Come ti chiami, bambino? Una cosa. E tu, Nicola? Tocco fa, mi sto svenendo. Grazie, ciao. Sono 8 e 5 minuti, ragazzi. Siamo 2 ore e 16 minuti in live. Non andando per le 8, ma per il Doc, che dice che non voleva fare una live troppo lunga e sta già ignorando il suo livello di fame a un livello per me considerato esagerato. Donna, le tue parole sta sono superflue. Sto ancora giocando Minecraft. Donna, potresti alzarti e andare a scaldare la pizza? No, io non scaldo pizza mentre siamo in live. Adesso basta, Basta. Ragazzi, avete rotto le balle, Rosario, il tuo commento non è piaciuto a Google, adesso non te lo accetto. Mi dice, mostra e nascondi. Ma questa cosa non è simmetrica! Adesso devi aspettare tipo un minuto fastidio. Per farlo apparire. No, dai. Non è simmetrica! Cristo! Spacca tutto, Rosario! Ma non c'è Rosario dentro il gioco. Dove è Rosario? Rosario, secondo lui, tu sei nel gioco. Non è simmetrica, Johnson. Dai, Rosario, faccio vedere il tuo commento, solo perché... Perché sì. Oddio, ma perché mi fa revisare tutti questi commenti? È una merda. Alava. Mamma mia. Sono arrivati giapponesi. Giusto. Sono arrivati giapponesi. Quelli che vanno con i culi appesi. Allora, così. No, è molto razzista quello che hai detto, Jessica. Io mi dissocio dalle parole di Jessica, sei chiaro? Che cavolo sto dicendo? Mi dissocio totalmente. Boh, raga, veramente. Totalmente. Mi date una spiegazione per le azioni di Doc? Perché io non le ho, sinceramente. Mi dissocio. Tutto questo è inaudito. Io odio veramente. E poi è questo. Ovvio, no? Che uno dice non siete razzisti. Quelli sono poverini, solo perché sono piccoli e gialli, no? Sei proprio cattiva. Cattiva. Non puoi dire queste cose. Non dirlo più. Neanche pensate. Hai capito? Chiedo scusa a tutti i giapponesi in questo momento. Sicuro saranno lì a mangiarsi il loro tazzino di... Però mi dispiace, non sono stato io. E dissociatemi anche voi, chat, perché... Sì, Rosario, anch'io mi unisco a Sara, sono confusa. Confusa! E adesso come pensi fare questa scala, dai? Felice! Questa scala si fa con molto amore. Io sotto metterei i blocchi di paglia, perché faresti. Così puoi saltare sopra e non ti spacchi niente di non energia. Non ti ho chiesto come faresti tu la scala. Io sono quello che fa le scale. Ma sei sentita quella Sara?
Un po' di rispetto per i confusi, per favore. In questi mesi in cui non facevate live, mi sono esercitato nei circuiti. Chi? Chi ti sembra, dai? Chi? Però non tu? Si è applicato. Tu? Tu sicuro di no. Grazie, già avevi, cioè già sapevi. Allah, Allah, Allah. Non per dire tutto, no, Fra, ma come. Cioè, diciamo che nella mia mente, una volta capivi come funzionano le cose, potevi anche creare i tuoi progetti di circuito, solo che io sono molto lontana di quello, ovviamente. Se vuoi glielo dico in italiano adesso, eh? Sì? Sì. Dai. Fra, hai fatto buono, bravo! Io non sono capace. Io sono Yao, che tu hai fatto meglio di me. Vai, continua, io traduco. No, se... tranquillo. Il tuo tedesco è molto alternativo. Ma Rosario! What? Siete degli smercaccioni! Ma cosa sta facendo? Ah. Ti sta dicendo lì ci va un blocco di paglia, perché così puoi saltare sopra, non fa niente. No, vuole sapere se può uscire veloce della fornace o se devi fare più lungo quello. Ah, questo qui? A cosa serve? No, era perfetto, Doc! Sara, guarda, niente cosa stia succedendo qua in questa live ha già più senso. Rosario è la cosa che puoi fare. A me sembra che ci sia un, cioè, dopo l'aggiornamento non funziona più questa cosa. Ma sì, ma accendilo. Come accendilo? Cosa vuol dire accendilo? Saluto Rosario, ciao Rosario. Ciao Rosario. Che è in macchina. Macchina, sì. È in macchina? Sì. Assassino! Niente, Rosario, ci vediamo nella prossima live. Assassino! Sì. Vedi come funziona? Che figo. Perché dici che non funziona? Tu l'hai detto. Tu hai detto. Hai detto un prodotto cinese, sicuro non funziona. Ragazzi, guarda, tutti voi siete i miei testimoni che meno male, sta inventando. Meno male che ho i miei angioletti qui che... Sì, sì. Che sicuramente se un giorno arriverà mai... Che ne so, la guardia di finanza in casa mia accusarmi di tutte queste cose brutte che lei dice, diranno ma Doc, io non ho detto che non, è che bravo. La non funziona più. Perfetto. Perfetto, perfetto. Quindi, il lavoro è perfetto come sempre. Qui avete ragione tutte e due. Quello qui si cade questo molto politico, diciamo. Bravo. Bravo. Non voglio essere di parte, ma avete ragione entrambi. Vedi, sì, proteggo entrambi. Quello è il modo più politico per non prendere parti. Buffone. Ecco come ti chiamiamo. Qui bisogna schierarsi o a destra o a manca, eh? Prova l'ascensore. Buffona. Prova l'ascensore. Minchia, non mi dare ordini, mi dà fastidio. Che sei mia madre, mi dai ordini. Te l'ho detto Fra in realtà. Ah, ok, Fra. Adesso vado. Solo perché me l'hai chiesto così. Dolcemente. Minchia, sembra una supposta. Hai visto come è arrivato? Scendi, dai. Ah. Ma quella non è per scendere. Non funziona. Non dai, funziona. Fai il serio. Vai. Fail. Ma perché? E cosa è cambiato? Niente, che ti fai più danno quando cade. Grande? Grande, bravo, bravo. No, vai, aspetta, fuori. Qualcosa ha fatto. Vai fuori che ti chiudo fuori. Non essere cattivo. Dai, allora, cosa è cambiato? Non ho ben capito. È più lento, no? E fa blu blu. Oddio, ma ti toglie un botto di energia? Sembra di essere in safe. Ciao Franco. Ciao. Come stai? Ciao. Fa blu blu blu. Ti porta giù più velocemente? Sì. Oddio, pensavo era più lento. Mica, sembra una supposta. Guarda, siete pronti per l'esperienza suppostale? Vai! Vai! Dai! Ma perché non va? Vedo la luce! Plop! Ma chi di voi ha preso il cervello di blocco oggi? Eccolo. Non è una supposta. È un dirigibile marrone.
Hai capito? Guarda. Scendi. A me fa paura, mi mette un'ansia, però. Però ti toglie due. Riegomi, consolino. Consolino, sei andato tardi. La foto con il magma block fanno andare veloce, prova con le sabbie dell'anime, quelle non tolgono danno. C'è un dirigibile, no, marrone. Ci sta, ma quello magari non l'abbiamo. Senza elica e timone dentro me. Ok, ragazzi. Questa la fa ridere. Dai, andiamo a fare... Madonna. Andiamo tutti quanti a dormire. Cioè, io vado a mangiare, vado a cucinare. Venite su, per favore. Il collegio. Ragazzi! Dai! Pigliate le scarpe! Ragazzi! La sabbia delle anime ti porta solo in su. Ah. Miki. È vero, non potevamo dire niente, Miki, perché fra veramente un pro, sinceramente. So che tu anche sei bravo, ma lui è un pro. Ha fatto la fornace, l'aveva fatto lui anche. E anche gli altri mondi. L'unica cosa che mai siamo riusciti a fare era... Per le vostre orecchie, figlioli! Oddio! Oh, sei nella miniera, consolino, ma dove è andata l'acqua? Bellissima. Basta, figliolo, basta, stai spaccando le orecchie a tutti, andiamo via. Comunque, ragazzi, da questo bordellone, da questo gran bordellone, persino mi sa che ci saluteremo. Era persino, non aveva capito che era finita. Consolio, sì, ragazzi, avete rotto le balle, allora noi dobbiamo spaccarvi le orecchie. Allora, bannate Saletta, per favore, grazie Nightbot, grazie mille. Iniziamo a togliere un po' di persone che... Non vai? Vediamo se c'è qualcun altro che scrive che non mi piace cosa scrive. No, dai. Oh, ragazzi, seriamente. Grazie. Non riesco a dirlo, mi si blocca la lingua. Grazie per essere stati qui. Abbiamo passato un sabato pomeriggio molto divertente. Come sempre ci fate fare tardi per fare cena. Come sempre non riuscirò a fare la live di Apex per colpa vostra, e come sempre mi toccherà andare a letto e mi sveglierò alle 3:30 pisciato tutto quanto, materasso, mutande e calzettini, perché stasera mi sento allegro e voglio pisciarmi addosso. Vabbè. Alle 3:30, ragazzi, mi raccomando, collegati. Saluta Jess, non ci capisco più niente, ragazzi, però è stato veramente divertente. Saluta Jess. Quindi... saluta Doc, ciao, ciao. È di zucchero, credo. Dai. Un stop. Bacio, un bacio, un abbraccio. E ciao. No. Oddio. Come? Cancellami per favore tutti i messaggi di Michele, Nightbot. Grazie. Come dice quel vecchio youtuber, anche questa fantasmagorica live di Minecraft termina con il nostro caro consolino Nino che spara dab a destra manca. Penso che sia lui, non so se è lui. No, cosa sta dicendo? È l'Alzheimer. Allora, come dice quel vecchio youtuber, anche questa fantastica live di Minecraft è giunta al termine. Andate tutti in... Arr. E che è il verbo del... Bye bye! Sia sempre con... Fra, guarda che bello che come gira. Madonna, che palle che sei io. Non hai detto con chi? Con chi me ne vuoi dare? Ho fatto anche così. Come fai quando fai così? Arr. Bravissima. Okay. Sì, secondi in più.